Questi amici miei che state sentendo in live sono i Miami Boys. E sta canzone è incredibile. Anzi, forse voglio farvi vedere il video della canzone per farvi capire quanti anni hanno le persone che stanno cantando questa canzone. Buongiorno! Buongiorno a tutti, amici. Eccoci al recupero della live di ieri, di compleanno. Scusatemi. Ciao amici incredibili, come va? Come va? Come va? Io ho ancora la voce bassa, infatti oggi faremo meno live del solito, ma sono ancora in preda ai fiumi alla felicità del mio compleanno di ieri. Perché no? Perché no? Ho detto, ma perché oggi riposarsi? Ieri non ho fatto niente. Stiamo con la nostra community, ovviamente. No, la mia voce non torna da settimane, dovrei fare una pausa di un sacco di giorni. In realtà è prevista una mia pausa in periodo di Natale, quindi ti farò sapere più prestissimo quando ci prenderemo un attimo una pausa, però lo segnerò sul calendario, sulla programmazione, un po' di cose. Intanto la torno di mattina, ma sto convinto, hai slayato duro, Queen? Mamma mia, ho bevuto acqua naturale, io ho mangiato biscottini. Gli auguri di Natale da fare col linguaggio dei segni. Mi sa che dopo mi faccio tipo un tagliere di salami e formaggio per fingere di essere adulta e mi metto a finalmente attaccare gli sticker che mi sono arrivati a fare quelle cose che piace un sacco fare. Quando mi metto a scrivere, stampare Polaroid, attaccare sticker, una cosa che non faccio da almeno un mese. Quindi appena finisco la live sto lì e sto zitta e la mia voce non uscirà in modo che io possa recuperarla. Che fame Roberta, non dire. Ho comprato un botto di cose alla fiera dell'artigianato, non ho ancora avuto modo di usarla, di goderne. Sono lì in frigo. Ho speso senza volerlo 65 euro di formaggi perché i bastardi non hanno messo il prezzo fuori. E quindi ho visto due forme, ho detto, ma mezze forme, manco. Buone, una e due. 65 euro. Tacito. È uscito il mio respiro. Cioè, che faccio? Gliele ridò? No, devo comprarle, mo. Cazzo, erano buonissime, artigianali. Però se l'avessi saputo, forse non avrei speso questi. Cioè, quanto viene 65? Forse ci ripenso. No, lì sul momento ormai era fatta. Non so se sono criminali, perché probabilmente era il prezzo di un formaggio fatto a mano della Basilicata, di quale era. E quindi probabilmente ho sbagliato io a non chiedere prima. E, tuttavia, queste persone sono state molto buone perché dopo che io col cuore infranto ho preso questo formaggio e pagato con la carta, mi fanno: vabbè, tieni anche questo pane e mi tirano fuori. Allora, immaginatevi una forma di pane tonda di queste dimensioni, ok? Vi sto facendo il diametro, tagliata a metà. Mi danno questa roba dicendo: tieni, pff! E mi danno questo pane, ragazzi, era un cuscino. Era un cuscino con la crosta durissima, ma era. E noi l'abbiamo preso e con le manine facevano così. Ma ho detto: minchia, ma questo pane ha la consistenza più rara e incredibile che io abbia mai toccato. Ce l'ha regalato. E io ero tipo: minchia, ci mancherebbe, ma d'altronde è molto gentile da parte tua. Wow, non era durissimo, era un cuscino. Ma fuori era croccantissimo, non so come dirvelo. Quindi era. Mamma mia, è incredibile. Quindi abbiamo fatto quel pane, è stata la nostra scarpetta degli ultimi due HelloFresh e adesso mi faccio un piccolo tagliere tutto mio. Signor pane, dove l'hanno tastata? Lo segni su questa bambola? Ovunque, ovunque ci volevo dormire sopra, caspita. Alla fine valeva 65 euro solo il pane. Tutto insieme è stato un regalo molto gradito, sono sincera. Ma veniamo a noi, veniamo a noi. Io vi ho chiamati qua, today, for a little short live dove parliamo, stiamo insieme, ci ripigliamo un attimino e se vogliamo parliamo di altre domande. Ma prima io ho altri due regali che devo farvi vedere che mi sono arrivati oggi. Uno è fisico e l'altro è emotivo. L'altro è un regalo che mi sono fatta io e che sinceramente probabilmente siete le uniche persone con cui posso condividerlo. Ma farò vedere prima quello fisico, che è qui di fianco a me! Siamo qui riuniti! Ed è un regalino e sono stata avvertita di questo regalo! Ci tenevo tantissimo a farlo vedere live! Perché il bigliettino, eccolo qui,
dice le testuali parole, bigliettino che conserverò assolutamente, stai tranquilla e serena. E il messaggino dice: siamo diventati bambini grandi e ci facciamo regali da bambini grandi. Ti voglio bene, amica mia, da Marco Gattuso. Questo è il regalo di gatto. Però me l'aveva detto che l'Amazon ha fatto un po' di casini e ritardi, che lui si era segnato sulla sua agendina quando caricare, cosa fare. E io ero tipo: ma sì, non ti preoccupare. E mi ha fatto un regalone gigantone. Quindi sono qui. Chi è Marco Gattuso? Non so, un tizio. No, subwoofer, no! No, fermi, no, no! Minchia, che misura ha preso, santa madonna! La misura cassettiera! Che scemi! Allora, per altri 2 giorni possiamo fare questa battuta del Bad Dragon, poi inizia a diventare stantia. Ve lo dico da frequentatrice di TikTok che non può sostenere un trend per più di 2 giorni. Allora, vado ad aprire il regalone. Sono emozionatona, perché credo di sapere cosa sia. Perché sì, io e Gatto mi sa che ci siamo fatti per il compleanno lo stesso identico regalo, solo che io l'ho fatto a giugno 2022 e poi siamo andati insieme alle terme e lui me l'ha fatto a dicembre 2022, perché siamo 2 esseri adulti. Ciao a tutti ragazzi, ben arrivati, ciao, grazie mille ancora amici per il disegno, è stupendo, l'ho condiviso ovunque sperando che più gente possibile lo veda, perché è stupendo, io sono proprio una buona. Non batte la macchina del caffè da spremere, sono d'accordo, tuttavia è un degnissimo rivale questo regalo che mi è stato fatto. Tocca prendere il bisturi perché noto dello scotch importante e quindi mi sa che con le mie bare mani non riuscirò mai ad aprire questa situazione. Un secondino. Allora, meno male che ho il bisturino sotto le manine. Stavo cadendo. Il signor Moneta, sì, mi ha regalato il soldo. Ah, vi siete regalati i soldi. Caspita, l'avete vista quella clip di Amorant durante la quale Amorant riceve $70,000 e in una scatola con tanti, tipo un taser, e le dice: ah, e la scatola sembrava questa, non credo ci siano dentro questi soldi, ma sai, non succede, ma se succede. E io tipo shuk. Un bodyguard privato, esatto. Sì, tipo riciclaggio. Sì, no, ma sono tutte questioni che non ci riguardano. Noi ci possiamo solo fermare a livello: ah, ok, oggi è successa questa cosa, capisco, andrò in bagno a leggere la notizia. E procedo ad aprire. Cosa te ne fai? Qui abbiamo gli euro, ho capito, però. E let me introduce you il regalo dei bambini adulti quali siamo, ossia coperchio numero 1. Tra l'altro, coperchio, perdonatemi, tutto questo è in forma smart, perché ho tanto così di spazio per quello che posso mettere in casa, quindi il manico è richiudibile. Guarda qua. Guardate qua, opla, e si richiude, perché io non ho spazio per tutte queste cose che spuntano, e quindi deve essere tutto piatto, ok? Quindi prima cosa da notare, la seguente. Procediamo con la seconda, che è la stessa cosa ma un po' più piccola. Quindi andiamo a prendere un altro coperchietto, un po' più piccoletto. Guarda che carino! Guarda che piccolo e carino! Si usa per il riso. Dopodiché, ciotolina numero 1, eccola qua. Oh, a parte che è freddissima, guarda che bella, acciaio, una, proprio una perofila anti-attaccamento. Ciotolozza numero 1. Dopodiché passiamo alla ciotolazza pentola numero 2. Guarda qua, che grandezza, che importanza. Guardate che situazione. Questa è una grandezza ideale sia per forno, sia per... non lo sto sponsorizzando, giuro, è solo che è un regalo incredibile ed è il regalo di Gatto e volevo farvi vedere questa genialata, perché è tutto un crescendo, ragazzi, non avete idea di qual è il twist finale, ve lo giuro, c'è un twist finale, dovete solo avere un attimo di pazienza. Questa è una specie di ciotola, potrebbe ricordare una padella. In effetti forse potrebbe essere una padella, però manca qualcosa alla padella. Tuttavia posso anche metterla in forno, perché no, infilarci tutte le più strane e meravigliose prelibatezze. Ed è una cosa che intendo fare, siccome potrebbe essere
molto piccola come padella, ce n'è una un po' più grande, ecco qui, queste sono le due misure di semipadella. Ma in tutto questo, ragazzi, manca una cosa molto importante. Va bene, aspetta, aspetta, ci penso io. Mi hai ricordato che è una scena molto importante. Con Don Matteo. Ancora la gente si chiede perché abbia Don Matteo come sigla. È che ci sta così bene. Penso sia perfetta. Raga, affrettatevi. Forza. Un po' più in fretta del normale. Eccoci qua. Cosa cacchio non aspettate? Tutto questo per distrarvi dal twist finale, mentre parte la canzone, che è il game changer. Lui. Forza con le battute, dai. Forza con le battute. So che stavate aspettando solo di fare questa battuta, quindi prima di togliere la situazione dalla sua busta, vai con le battute. Game of the year. Sì, sì, sì. Ho già dato, dai, vi darò. Questo è il game changer di tutta la situazione. Il manico. Il manico. Il manico. Il manico, raga. Il manico. Colui il quale. Adesso devo solo capire come si usa. Eccolo qua. Colui il quale mi permetterà di avere tutte queste pentole infilata una dentro l'altra con i coperchi, e questo è il diametro che serve per questa situazione. Niente più manici lunghi, niente più manici corti, niente più non mi ci sta nella lavastoviglie, perché io devo soltanto fare questo, via, e prenderla. Non è incredibile, non è la cosa più geniale, incredibile e facile dell'esistenza. Guardate bene, guardate molto attentamente. Manico, chiudo, stringo e tiro su. Cioè, io... Ah. Ragazzi, essere un adulto è difficilissimo. È difficilissimo. Questa cosa mi cambierà la vita. Il manico non va in lavastoviglie, capito? Appunto, perché non ci sta un cazzo di manico nella lavastoviglie. Tutte le mie pentole hanno un fucking manico che non ci sta, che occupa spazio. Tipo, bella sta padella, peccato che c'è... No, non si chiude la lavastoviglie perché c'è la situazione lunga. Questa si toglie. Tanto non lo sporco un manico, penso. A meno che schizza, ma gli do una pulichina sotto il rubinetto, penso. Se lo premi abbastanza, si accende la spada laser. Adesso pensa a tutto il cibo. Ricordi una cosa, sai che le pentole servono per cucinare anche il pranzo, e che bisognerebbe anche mangiare, vero? Price, ma sento che sta arrivando la realizzazione. E poi ci sono anche due piccoli... Io non li uso mai, coperchi, non so voi... Ma i coperchi li uso per la pasta e basta, credo. Quindi non mi servono mille coperchi delle pentole. Ne servono due, fine, che si chiudono. Quindi possono stare in un angoletto finché non ho forse vagamente bisogno del coperchio. Le padelle, mai usato un coperchio. Mai. A meno che non ho bisogno di fare una roba al vapore, ma ho dei coperchi che mi sono rimasti. Questa, questo regalo, gatto, è meraviglioso, è incredibile. È la cosa più... bella che puoi regalare a una persona altamente condizionata dal deficit dell'attenzione, che ha pure poco spazio in cucina e non ha spazio proprio nella mente di pensare a tutte le cose che non sono pragmatiche. Questo è il mio sogno. Questo è il mio sogno. Cosa dici, lapis? No, il manico lo è un po' meno, ma con il manico... Sì, sì, tutto questo per dirvi che solo questo è costato tanto, tutto il resto 80 centesimi, 90 centesimi, 180 euro, non è vero, però non lo so, è una cosa che mi fa così contenta che non ve lo so spiegare, ma se vivete da soli potete capire la gioia di avere un qualcosa che vi fa risparmiare tempo. È sempre più importante risparmiare il tempo in casa. Tempo e spazio sono delle cose che, una volta che ti accorgi che essere adulto è
dispendioso, lungo, noioso, perdi un sacco di tempo a cucinare, lavare la casa, lavare la spesa, lavare il pavimento, lavare la lavastoviglie, tutto devi lavare, tutto, i piedi, le coperte, tutto. Perdi un sacco di tempo e la tua casa, la tua cosa, sì, lavare la spesa, lavare la chiave, lavare la porta, tutto devi lavare. E, il tuo tempo da adulto diventa il mantenimento, no? Io ho un certo stile di vita, voglio la casa pulita, voglio mangiare la sera. Tre quarti della tua vita, oltre che lavorare, sono il mantenimento della casa, che è la rottura di coglioni a cui ancora non mi sono abituata. Infatti, casa mia è un cesso sporchissimo. Non è un cesso sporchissimo, è un cesso disordinatissimo. Sporco no. Quindi, robe come il robottino per la casa del pavimento, così io non ci devo pensare. Le pentole senza il manico, così ci stanno, io non devo perdere la vita a incastrarle. E posso pulirle in 0 secondi. Tra l'altro, queste mi sa che fanno anche da teglie per il forno. Quindi posso anche levare quelle cazzo di teglie dal forno. Che ogni volta che cosa succede? Apri il forno, togli tutte le robe che hai messo nel forno, così il forno sta libero. E che rottura di cazzo, sinceramente. È meglio stare con le teglie, così sono più contenta. Lavare il robottino per il pavimento, lavare il lavaggio. Ciao Ferdi, un saluto dal pranzo. Io ho pranzato oggi? No, ho fatto una grande colazione con i biscotti di Florengi, però. Robottino Chan non è stato ucciso, ma sta perdendo purtroppo tanti colpi, perché tutto quel pelo in casa ha danneggiato gravemente i suoi ingranaggi. Quindi mi sa che lo venderò come usato per prenderne un altro. Lo vuole qualcuno? Ciao Alexis! Ti caghi addosso perché non sei mai stato a Milano? Oh no, che cosa vuoi sapere? Io sono di Monza, Monza Regna, che è provincia. A Monza è completamente diverso rispetto a Milano. Non... Milano è una cosa a parte. La conosco molto bene, però, Milano, essendo che metà del mio tempo lo passo lì e a lavorare o ho degli amici. Quindi dimmi quello che ti può rincuorare l'argomento almeno e vedrò di dirti qualcosa di molto rincuorante. Milano è per i duri, eh? Comunque, Milano è difficile. Live riparazione, ma chi osa riparare? Lo vendo. No, Cuni, che dice? Monza provincia, Monza Regna, fine. Per il poco che ci sono stato è molto caotica. Milano sì, ma anche molto ordinata in realtà. Perché a un certo punto magari hai uno shock vedendo tutte le linee della metro, ma tempo un secondo hai già capito come funziona tutto e dici, ah, ok, è tutto estremamente ordinato e arriva tutto in tempo. Cioè almeno la metro non ha mai avuto problemi. È ordinato nel caos. Reps, che fai 14 mesi, però mi ricorda che non ho ringraziato, mea culpa, le sabbe che ci sono appena state, quindi lasciate che io mi lanci nella ringraziazione per quanto sia italiano delle sabbe che ci sono state oggi. Reps, grazie mille. Auguri in ritardo, 90, anno 93 gang, dobbiamo restare uniti. Millennials che, sinceramente parlando, io ho avuto tutto. Pure singhiozzo, datemi circa 17 secondi. Test della tosse passato. Ragazzi, odio singhiozzo. Mi viene una volta al giorno. Odio il singhiozzo. Acid Snake, grazie di 26 mesi. Auguri ancora. Grazie mille. Grazie bella. Grazie, grazie. Rikit, grazie di 3 mesi. Grazie per avermi convinto a comprare Cyberpunk. Quanto cazzo ti stai divertendo da 1 a 10 e quanto vorresti stare e vivere lì per sempre. Night City fa schifo, ok? Ma se riesci a chiuderla e andarci solo la notte, è una figata allucinante. Beh, a me sembra di avere un'altra vita, ve lo dico. Beltra, grazie mille del livello 3. 49 mesi di livello 3, grazie mille davvero. Come il numero preferito da Max Bear of Rons. Un saluto! Finisco di recuperare la live di ieri e poi questo pomeriggio l'urco mentre inizia a scrivere una nuova avventura, ambientazione Humblewood. Mamma mia, ragazzi, concept master di tutta l'Italia. La neve fuori, la pioggerella fuori, cioccolata calda. Una live in sottofondo, però piano piano piano, così non è troppo squillante. Ok, una moto che passa, copertina e si scrive una nuova storia per i giocatori. Oh,
La cioccolata è la parte più importante di questa cosa. Grazie Price per i 34 mesi, anche se era ieri, rinnovo gli auguri per il compleanno. Oltre a ricordarlo al solito, che è bellissimo, uso questo messaggio per dire che mi spiace non essere riuscita ad incontrarla al vivo quest'anno, ma spero che in futuro si potrà rimediare. Finché avrò vita e fiato in corpo, io farò le fiere che più mi si addicono e potrò incontrarvi tutti. Sono convinta che prima o poi vi incontrerò tutti quanti. La piazza della Sacre Poche, ma i nomadi di Panam. Ecco, molti sono piaciuti i nomadi, gli Aldecaeidos. A me non tantissimo. Cioè, bellissimi loro, però sinceramente Panam e il suo interesse amoroso lì non mi hanno. Non lo so, mi viene sempre l'ansia quando sto con i nomadi. A parte le missioni secondarie dei nomadi, che sono dei cucciolini, quando faccio le missioni con Panam mi sale sempre l'ansia. Quasi ho preferito le missioni con Kerry, sinceramente. Aldecaidos, Alecaideidos. Hanno tutto un nome strano, non mi ricordo. Alecaidos, Aldecaidos, qualcosa del genere. Il problema è che io non ho né vita né fiato in corpo, però. Questo è molto strano, però, da dire. Ferdi si è accorto che non c'è l'albero, siamo spacciati. Ora che ci penso, ah, mamma, l'albero. Allora, mia madre e Emiliano hanno regalato l'albero a questa casa e vedrò di costruire entrambi. Purtroppo non c'è molto spazio per l'albero, quindi o lo metto tipo qui in studio o lo metto in soggiorno. In ogni caso ho un proiettore. Sai cosa? Potrei provarlo oggi. Sono passata sulla sedia. È stato bellissimo. Hai riscattato un pezzo. Aspettate che prendo, sposto le pentole del dolcissimo, dolcissimo migliore amico gatto e prendo questo. Ieri mi ha fatto piangere, oggi mi sento emotivamente stabile. Mia madre mi ha regalato un proiettore per le live, perché dice: le tue live sono molto belle. Ho pensato che potevo contribuire rendendole ancora più belle per il periodo di Natale. E io tipo: non piangere, non piangere, non essere più sì, non piangere davanti a tua madre. E mia madre non mi ha visto piangere, ma ieri ho pianto. Poi è arrivato Gabriel Domino, luce dei miei occhi, stellina del mio firmamento, che ha fatto partire un alert che mi ha risvegliato dall'emotività. E sono andata prima nel panico e poi mi è passato. È come farmi passare il singhiozzo, far partire quell'alert. Quindi Gabriel Domino, ci sei? Quello 3D non l'ho ancora montato perché sono andata a mangiare fuori ieri e l'hot pot, minchia, che cazzo di mangiata che ho fatto. Con Erika e Teo, che erano qua in casa, appunto, siamo andati tutti insieme a mangiare. E alla fine sono andata a dormire. Raga, c'era lo Xanax in quel brodo, avevano tutti sonnissimi. Infatti, ho detto: minchia, Erika, scrivimi quando arrivi, perché cioè, io mi sono addormentata in macchina. Te devi andare fino a Bonovara. Oggi sono emotivamente stabile. Allora, mia madre mi ha regalato un proiettore, quindi it's beginning to look a lot like Christmas. Vediamo se funziona come dovrebbe funzionare. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma guarda lì! Oh. No, vabbè, ma è incredibile! Aspetta, appena capisco come fare. Olè! Guarda lì! Porca troia, ma è bellissimo! Ma guarda quanto cazzo va bene! Ma è incredibile! Guarda sulla sedia che dettagli! Ma è incredibile! No, no, sulla sedia, videocamera. Sei diventato cieco. Oh, oh, oh. È finita, sono morta. Come situazione faccio? Come la faccio sta cosa? Le retine? Roberta? Allora, c'è una screw. No, screw the drill. Ah, c'è una mega. C'è una piccola grande vite da mettere. E vediamo un po'. Aspetta che mi si sta incastrando con. Voilà. Ho perso almeno 4 diottrie. Il mio, ringrazio, il mio ottico. Allora, devo metterlo così. E mettere la vite, se non ho capito male. Eccola qua.
Occhio destro andato. Sì, ma tanto non mi serve per disegnare. È giusto? No, è dall'altra parte. Spero di non ciecarmi. Ok. No. Oh mio Dio, ma è difficilissimo. Ma non ho capito mica io. C'è scritto che c'è tipo... Ah, aspetta. È pieno di piccoli pezzi. I quali... Ok. Devo mettere uno da una parte e uno dall'altra. Ok. Mi sembra adesso tutto abbastanza chiaro, scusatemi. Certo che le faccio una clip per farle vedere il regalo. Io sono una bravissima figlia sotto questo punto di vista. Sotto altri punti di vista forse dovrei farmi sentire di più. Voi riuscite a farvi sentire dai vostri genitori o dai vostri nonni? Io non riesco... Cioè, a parte che mi sono prefissata di mandare tipo sempre il messaggio della buonanotte, per me è difficilissimo. Infatti sono tipo... Robe, guarda che te ne penti, non fare la cogliona. Fate sentire più spesso possibile. E sono... Ah! Boh, sì, mia mamma dice sempre di non gridare perché do fastidio. Oh! Ah, perché vivete insieme. Ah, ok. Almeno puoi farti sentire. Se vado in giro per casa, sì. Giusto, giusto. Nonni meno, ma perché a una certa età viene meno l'udito. Ehi, sono riuscita? Sono riuscita. Quindi poi faccio così. Credo, sì. Credo sia qualcosa del genere. Ok, voilà. Ecco qua, il mio proiettore. È bellissimo. È bellissimo. Questo potrei anche... Questo lo lascio così. Guarda che gioia. Guarda che Natale dietro di me. Boh, i miei nonni sono ancora a vedere Mischi per Mari come Marti. Ci sto lavorando. Lapis. Io ancora con loro e quello è il grosso problema. Mi sento, non sai che vi ho dato la cogliona a mia madre tutta la scorsa settimana. No! Non lo fare, Price, ti prego. Fallo per me, non lo fare. Purtroppo degli orari del caso ti chiamano una volta ogni tanto e le chiamate 30 secondi o 30 minuti. Mi spiace. Io un altro po' sento mia madre ora che vivo da sola che quando ero a casa con lei. Natale! È bello! Questo non solo posso metterlo durante le live, ma posso proiettarlo sui palazzi, fuori da me. E voi direte, non me l'hanno mica chiesto, a me non me ne frega un cazzo però, mica posso proiettarlo sul mio di palazzo. Proiettarlo sul palazzo degli altri. Eccolo qua. Guarda che carino. Lo trovo davvero adorabile. Non credo proprio, Cicco Stab. Non credo proprio. Fai parte della live oppure sei qua per disturbare? Sei mio nemico o sei mio amico? Proiettalo sul trombettista. Pi 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 ripi. Madonna, gli ballo sulla finestra. Io sono il Grinch. Ognuno il suo, ognuno il suo. Brava, Roby, è super legale. Grazie mille. Let's go. Noi abitiamo a 150 metri di distanza. Mia madre si presenta qua tutte le mattine. Che dolcezza. Che dolcezza. Buongiorno, la Clay Rouge. Ecco una briochina per te. Io e mia madre la chiacchiera tutti i giorni. Sì. Chi è? Buongiorno, Emiliano. Hai visto che gioie sul mio muro? Hai visto? È Emiliano, ragazzi. Ciao. Hai mangiato qualcosa? Non ho mangiato niente. Mangiare qualcosa? Sì, Cosa vuoi? grazie. Salame, formaggio, pane, torta. Torta? Emiliano si occupa del mio pranzing oggi. Una Mi pasta. fai un due Una zuppa. uovette, per favore? Dovrebbero esserci delle uova. Me le puoi friggere, fare un occhietto di bue su un panino? Non so se sono buone. Come no? Di sono scadute? Come che non Oh comprendo. no! Allora... Sì, due salami, due formaggini sarebbero fichissimi in caso. Però qui in quest'ordine. Ho l'uovo e se non c'è il salame e il Va bene. formaggio. E stasera finiamo qua. Stasera mangiamo quasi. Quindi tiro fuori la carta. E il personaggio per la roba di Matt, quando vuoi fare? No, quale roba di Matt? No, ma che dici? No, non ha senso quello che stai dicendo. Non No, capisco di chiaro. cosa stai parlando. Ok. Ma se io capissi di cosa stessi parlando, sarebbe sicuramente tipo domani che ho del tempo, capisci? Potremmo anche fare l'albero domani. Cazzo, non è ancora arrivato tutto però, sono le palline del tavolo. Ah, Emiliano, Silly Emiliano, sì, chissà di cosa stava parlando, non capisco. Non capisco proprio di cosa stia parlando. Rolfix! Rolfix!
Ralfix, come posso ringraziarti? Come posso darti qualcosa in cambio? Ma scusi lei, grazie mille Ralfix. Oltre che a ieri, anche oggi. Lei è un pazzo, lei mi vizia. Grazie mille. Mi hanno spoiler. Ah, non sono solo io. Potresti mangiare 65 euro di formaggio, potrei? Io non ho sentito. Grazie Ralfix, come stai oggi? Roberta, questa casa non è un albergo. Vengo in pace. Cicco, sta, vieni in pace. Allora va bene, allora va bene. Secondo te io credo che si inciampa, che si rompe un polso perché non ha acceso la cazzo di luce. Price, devi avere pazienza con tua mamma. Yusam mi ha chiesto una versione di Cicchi Beouf molto speciale. E io ti dico, Yusam, non so quando farla, ma ci provo. A volte arriva anche la briochina, sto recuperando un po' la live. Emilia, no. E poi un saluto. Giordà, no. Giordio, non Giordano. Salve Emiliano, madre accanto in questo momento. Le dai un saluto da parte mia. Ciao mamma di Emiliano. Eh sì, vabbè. White Ladybug, di ciao mamma di Emiliano a tua mamma. Capirà di cosa sto parlando. Fortuna che abbiamo le ventole nuove. Una fetta di culo di neon. Un minuto di silenzio per le uova scadute. Quel terrore di dire, saranno buone le uova? LOL, capelli e pranzi precotti in percentuali casuali. Ferdi, hai appena fatto la scheda personaggio di Emiliano. Può essere, può essere. Questa casa non è un albergo. Emiliano, ora le porto due fette biscottate. Allora, primo, secondo, terzo e frutta per concludere. Fortuna che almeno lui ci pensa al pranzing. Emiliano è un cuoricino fatto di velluto. Finito i soldi sulla tessera. Basta finire i soldi per me, ragazzi! Lo scoiattolo, Rolfix! Voi siete vittime di me! Non posso vivere con questo peso! Che vuol dire che finisci i soldi sulla carta? Fermati! What? Condivido la magia del Natale. Lexis, scusami, ora ti leggo. Sto facendo fortissimo, finta di essere una dura io. La metro l'ho imparata subito e la amo. Il resto è caos. Cose che da vedere e fare per noi nerd. Mi sono rotta le routine di casa, lavoro, spesa, lavare. Ah, allora. I punti salienti del tuo rompere l'abitudine saranno teatro no, teatro della Scala no, l'Arcimboldi, un teatro dove viene qualsiasi cosa, vai anche solo a vedere uno spettacolo a caso di un comico, vai a vedere un concerto, vai a vedere qualcosa. Teatro dell'Arcimboldi, best cosa per vestirsi eleganti e andare una sera fuori con gli amici e mangiare fuori un aperitivo. Poi devi essere dura? Sì, sostanzialmente non è come nei film tipo Il diavolo veste Prada dove confidence is the key, però confidence is the key ovunque. E il fatto è che a Milano, ma come nelle capitali, Lexis s'atteggiano, quindi tu l'unica cosa che puoi fare è non cedere all'atteggiamento. Devi avere tanta confidence, ma non nel senso bitch, ma proprio nel senso bravo coglione che t'atteggi, però non me ne frega un cazzo che t'atteggi. È più una cosa del genere, tipo puoi essere veramente un omino fatto di zucchero e contentezza e avere comunque la confidence di rigettare un atteggiamento, che lo fanno soltanto per atteggiarsi quando incontrerai persone. Perché, boh, a Milano sono tutti convinti che è come nei film, la gente è tipo, si vede che non sei di Milano se t'atteggi, oppure si vede che sei insicuro se t'atteggi. Però molti sono luoghi comuni, in realtà questa cosa vale ovunque. Vai no, al museo rinascimentale in Duomo, ci sono sempre un botto di mostre molto belle, io me le vado a vedere molto spesso da sola perché sono interessantissime e c'è la guida nelle orecchie, quindi puoi passare un pomeriggio con Audible ad ascoltare. Ecco che cosa ha fatto Van Gogh quando aveva 8 anni e un disturbo. E tu tipo, minchia, bello, ho imparato un sacco di cose, è stato divertente, 2 ore le passi. Locali non li conosco, concerti un po' così, un po' che non sono molti conosciuti, sono Fabric, Alcatraz e Magazzini Generali, se non sbaglio. Quindi vai su Ticket One e sbircia. E poi io passo tutto il mio tempo a casa, soprattutto perché mi piace molto stare a casa e giocare, quindi Games Week. Ho ho ho. Ora leggo tutta la chat. Intanto, Mick de Yokai, grazie mille dei 7 mesi. Ciao Roby. E G. Carlo Black, grazie mille, 7 mesi. Comunque, dall'Araldo della Chiesa dei 20, non mi aspetto tutta questa felicità. Si rimedia la campanella, la faccio sparire quella di felicità, signor vicario. Ah, no, ma io non sono il vicario dal lunedì al venerdì, sono il vicario solo il sabato sera. Non lo sai, è proprio scritto nel mio contratto. Il sabato sera spacco tutti e mi mangio anche le situazioni. Poi
Quali situazioni? Sa, che cos'è? Giornata prossima di metto, scusate, ci vediamo. Tu sai se la morte ne mette la pertorina o entrambe le cose? Price, io faccio entrambe le cose. Faccio venerdì e domenica Virtual Arena e sabato sono da Matt perché io avevo promesso a Matt che ci andavo. Poi mi hanno detto di questa cosa, ho detto ragazzi, ma io sabato sono impegnata, che facciamo? Vieni prima e dopo. Io, ah, sarà un ottimissimo, ottimissimo weekend molto impegnativo. Però sì, questo weekend, venerdì e domenica, sono alla Virtual Arena. Infatti, penso che la live di venerdì salterà per forza e ci vediamo alla Virtual Arena edizione Natale. Ve l'avrei detto prima, ma io non l'ho saputo prima di qualche giorno fa, quindi mea culpa per non avervi avvertito prima, però anche su Instagram devo anche mettere altre storie che avevo promesso, che avrei messo, perché ho un sacco, veramente tantissimi, tantissimi libri e persone, amici che voglio sponsorizzare oppure situazioni che mi hanno chiesto di sponsorizzare. Quindi lo sentirete a voce nelle live che sono a Virtual Arena, perché dicembre è così, è caotico, ci si vede Natale, Natale. Vado in modalità piatti. Ferdi, no, rimani umano, ti prego. Dove fanno Zelig e l'Arcibaldi? Certo, sì, è quello, quello. A Roma siamo un sacco cazzoni, io non conosco. Bronco, ti pare l'ora di arrivare? Sono 40 minuti. Nelle orecchie tu sei posto mica Van Gogh. Sto regolando la chat, che mi ero fermata. Usami non bullizzarmi. Sabato sera c'è chi beve boss finale. Sabato spegni le luci di Natale e stacchi il contatore ai vicini. E ti dirò di più. Accendo lavastoviglie e forno contemporaneamente. Capito che non hai fatto niente quest'anno, ma c'era bisogno di recuperare tutto contemporaneamente in questi giorni. Yosa, mi è stata una curiosa coincidenza quella di questo weekend che affronterò con carisma, coraggio e l'energia che mi rimane. Dicembre è il mese dell'ansia e dello stress. Forse, ma io l'ho forzatamente tenuto lontano. Te lo puoi fare? A me salta la corrente, te lo faccio. Anche a me, infatti, è la cosa più evil che posso fare. Successive madonne. Ah, tra l'altro l'Erican. Ieri vado a dormire che Emiliano sta giocando a Vampire Survivor. Mi sveglio che Emiliano sta giocando a Vampire Survivor. Ti dico solo questo. E io vorrei provarlo tantissimo questo gioco. Che ha quasi quasi vinto Best Indie al Game of the Year. Affronterei con Karim Sma. Vampire Survivor è davvero bellissimo. Bravissimo Emiliano. L'ho provato sul telefono di L'Erican. Ho detto, ok, L'Erican, ti sto scaricando il telefono. Sto gioco è abbastanza addicted, e Emiliano ci è cascato in pienissimo. Vampire, la droga. Provalo oggi. No, oggi ho tante altre cose da fare. Vorrei continuare Pokémon, però l'importante è che ho montato questo. Non so se montare oggi in questo momento il coso 3D dell'ologramma. Potrebbe volerci un pochino durante la giornata. È uscito anche per telefono. Certo che so che è Made in Italy. Ti dirò, quando ho letto Mortaccio, ogni dubbio svanito. Oggi Emiliano ha trovato pagnotta e grana, non mi ricordo, qualcosa del genere. Mortaccio, miglior nome di un videogioco. Già, proprio Mortaccio. Eh sì. Troppo bello quello 3D. Conoscendo ti metteresti troppo, lol. Sembra complicato, ma forse non lo è neanche tanto. Facciamo così. Gli do una veloce occhiata. Gli do una veloce occhiata, visto che comunque, Az, no, prima c'è un'enorme notizia, prima c'è un enorme annuncio di cui voi non siete ancora a conoscenza. Ragazzi, ragazzi, scherzo, scusate, c'è ancora una cosa che voi non sapete. Porca miseria, oggi è un giorno da calendario, oggi è un giorno da calendario. Ve lo dico che oggi è un giorno da calendario. Allora, innanzitutto andiamo sulla nostra scheda preferita, sia quella dell'internet, perché vi ho promesso che avremmo visto una canzone. Una canzone con la quale sono ossessionata. E da lì partiamo e rimaniamo su YouTube. Per motivi che adesso vi spiego. La cosa che volevo dirvi è la seguente. Oggi sono andata su Ko-fi e ho scoperto che potevo fare una cosa. Ho detto, lo faccio. Faccio questa cosa. La faccio, nel senso mi butto. E il fatto è questo. Inizio una conversazione con una persona molto speciale.
La persona in questione è il ragazzo che gestisce il canale dei più pazzi. Più pazzi, questo canale a cui forse voi avete già sentito nominare. Io sono sicura al 100% di essere stata la prima su Twitch a scoprirli. Non ci raccontiamo le cazzate. Dopo sono tutti dei copycat. So che non dovrei darci abbastanza molta importanza, ma su questa cosa non transigo. E ho iniziato questa conversazione. Ho scoperto che su Ko-fi, potendo donare dei soldi, quindi dando un aiuto a queste persone, potevo contribuire innanzitutto al loro video. I loro video li amo, li adoro. C'è un impegno dietro. Io avrò contato qualcosa come 200 video, qualsiasi nome è lì sopra, che tu l'abbia chiesto o meno, il tuo nome è lì ed è davvero assolutamente incredibile. E penso davvero che io dovessi contribuire e faccio una piccola richiesta. Sì, che guarda, Yusam, e faccio tipo: salve, è con l'innocenza di una bambina. Io dono, c'è scritto 5 euro, ma io ne dono 10 perché ho detto: boh, sì, chi se ne frega, voglio dare 10 euro minimo a questo canale che mi ha intrattenuto, mi ha accompagnato, è parte della storia del mio canale. Ogni volta che in chat qualcuno fa gli anni, gli dedico una canzone dei più pazzi e gli dico: mi piacerebbe averne una col mio nome. Si scrive così, si nomina così. Mi rispondono immediatamente, chiedendomi conferma della pronuncia. Il mio cuore batte a mille. E io gli rispondo tipo: guarda, si scrive così, con questa sillaba, e si dice in questo modo. E le mie mani tremano e io sono tipo: ho veramente iniziato una conversazione con i ragazzi dei più, cioè queste persone. E lasciate che io vi mostri la conversazione su Ko-fi dei più pazzi. Si pronuncia in questo modo: i più pazzi mi scrivono. Siamo riusciti a preparare subito il video, lo puoi trovare qua. Se dovesse esserci qualcosa che non ti piace nella pronuncia o altro, facci sapere, lo correggiamo. E aggiungono: non avevamo collegato subito il tuo viso al nick, avevamo visto qualche tua live tempo fa e volevamo ringraziarti, oltre che per il supporto e per la donazione, anche per la condivisione dei nostri video. Ci siamo permessi di linkare il tuo canale nel video. Se ti dà fastidio per qualche motivo, faccelo sapere e ce lo togliamo. Io vado in preda al panico, mi riduco in posizione fetale sul pavimento, ma è già momento di iniziare la live, perché tutto questo per me è un sogno. È un sogno che si avvera, perché è iniziata questa conoscenza proprio sulla falsa riga di uno scherzo, che poi è diventata una relazione un po' più seria, per poi ricevere questo messaggio e sapere che mi conoscono, avevano visto le mie live, apprezzano, e addirittura se ti dà fastidio lo togliamo. E io tipo: guarda che se dovessi ricevere un giorno il button di YouTube per i 100.000 iscritti, non sarebbe all'altezza di questo messaggio, di questa menzione. E io vado a cercare il video, cerco più pazzi su YouTube e questo è quello che mi ritrovo davanti. Col cuore in mano. Ah sì, avevo anche schiacciato Bartolomeo. Ero molto curiosa di sapere come avrebbero fatto lo spelling di Bartolomeo. Io vorrei ascoltarla insieme a voi. Che ne dite? È il momento. È lì, è lì. Io sono nell'iperspazio, nell'iperuranio. Anche perché non so se avete notato, ma anche la K è maiuscola. Queste persone hanno letto il mio messaggio. Io ho scritto Chichibe, normale, ma loro hanno messo la K maiuscola. E molte poche persone sanno che quando metti la K maiuscola vuol dire che conosci veramente bene il mio canale. Che sai veramente come cazzo scrivo questo nickname che è con la K maiuscola. Lo dico a poche persone per vedere chi sono quelli che entrano nell'elite della mia considerazione. La K maiuscola è un must. Loro sanno. E lasciate che io condivida con voi. Auguri tanti a te, auguri a te, soltanto a te, Cichine. Mamma Auguri a te, soltanto a te, auguri a te, Cichine. Tutti qui, entri qui che un grande party c'è. Dio, ieri ho sentito Roberta. Qui, intorno a te, Santo solo cielo. per te, Cichine. Auguri a te, Cichine. Wow, Tanti regali qui, tutti per te. Auguri a te, Cichine. Lo penso solo qui, solo
fine. Io questa la carico su Instagram. Questo è un rito tutto per me. Solo per te. Scopri che mi ci chine. Auguri tanti a te. Auguri a te. Soltanto a te ci chine. Oh, una pronuncia perfetta. Impeccabile. Soltanto a te. Nel drop finale? Auguri a te, Cichine. Auguri a te. Yeah! Auguri, Cichine. Cos'è? Cos'è l'ultima cosa? Cos'è quello che chiede finale? Non l'avevo mai sentito. Yeah! Auguri, Cichine. Ma cos'è quel piccolo auguri, Cichine, alla fine? Questo è solo per me, vero? Questo non c'è negli altri video. No, non ci posso credere. Questo auguri Cichine non l'avevo mai sentito in nessun video. Io li so a memoria questi video dei più pazzi, cacchio. Fammi sentire Bartolomeo per sapere se sono speciale. Voglio sapere se sono speciale. Voglio sapere se sono speciale. Non ho bisogno. Auguri a te, Bartolomeo. Auguri a te. No, ragazzi, è solo per me. Non ci posso credere. Hanno aggiunto una piccola frase solo per me. Non ci posso per credere, io sto per piangere. Dio mio, quel Bartolomeo. I put the music over every Michael Jackson, cosa? Come? Wow. Sono speciale, l'hanno detto solo per me. Non l'hanno fatto in altri video. Guine è arrivato solo adesso, Guine, senti qua. Auguri a te. Soltanto a te, Cichine. Boh. E dunque auguri a te, soltanto a te. Auguri a te, Cichine. Auguri a te. Yeah! Auguri, Cichine. Cazzo! Che magnifico anno per essere in vita, grazie. Più pazzi che onore. Che onore. Hanno messo il nick viola sapendo che viene da Twitch. Grazie Roberto per il supporto. Guardali. Guardali, mi hanno taggato. Che dolcezza. Impasta un bel frollino. Cosa dici, Yusam? Cosa dici? Concerto live dei pipazzi in cosplay. Nuova sigla dei 5 compleanni. No, no, questo non solo è scaricato, mi appendo il frame. Proprio auguri con una scritta sotto Cichine. È un piccolo quadretto che mi metterò in casa. Ragazzi, io... Quant'è? Un anno? Due anni ormai che seguiamo i più pazzi. Questa è cultura mia. Se qualcuno me la ruba sarò proprio incazzata. Cioè, voglio che tutti conoscano i più pazzi, ma voglio che tutti mi riconoscano che io ho fatto la talent scout di questo talento. Gnam. Buono formaggio. Sono contentissima. Manderò sicuramente questo video appena finisce il VOD ai più pazzi. Credo, perché me l'ha detto su Ko-fi. Quando ho fatto il pagamento, che il ragazzo si chiami Andrea, o che ci sia qualche Andrea lì, quindi più pazzi, grazie mille, sono contentissima. Quel piccolo auguri Cichine alla fine, guarda, voglio, io contesto sempre, voglio sentire veramente se è tutto per me. Tipo Renzo ce l'ha? Oh, scusami. Auguri tanti a te. Ce l'ho solo io. Non ce l'ha neanche Renzo. Se il ragazzo fosse chiamato Paolo sarebbe stato definitivo. Puoi mettere la taccia della foto, facciamo poi... hai ragione, Florengi! Con l'Instax, con l'ultima che ho preso. Hai ragionissimo. Ma metti piace, ma c'hai ragione, scusami. C'hai ragionissimo. Siamo già a 50 visualizzazioni, tra l'altro. Ma facciamo che le facciamo arrivare a 1000. Se non ce l'ha Renzo, allora la faccia tua, Renzo! Prendi questo, Renzo. Io ho un piccolo guricichi per la fine del video. Raid tattico. Non so se sono su Twitch, non credo. Tra l'altro, peccatone, 12 dicembre 2022. Potevo farmi più coraggio ieri e chiedere ieri, perché sono stati velocissimi. Sono stati non so in quanti cose, sono stati velocissimi. Oh! Grazie mille, sei proprio un cuoricino dolce. Oh, oh. Emiliano, luce dei miei occhi. Emiliano mi ha portato il tè con questo pane, dobbiamo usarlo tutto. E sul pane c'è la crema al pistacchio che abbiamo comprato alla fiera dell'artigiano. E mi ha portato il tè caldo. Yeah, che dolce.
Ancora mille auguri. Grazie più pazzi, grazie mille. Io finita, finita proprio. I biscotti di ieri non sono finiti, non sono finiti. Però stiamo utilizzando tutto il pane prima che diventi duro come Yuzam, è proprio un duro. Dove sono i biscotti, Emiliano? Mangiati tutti quanti. Grazie mille più pazzi, mi avete regalato qualcosa di stupendo. Che bella la giornata di oggi. Ciao Gabri, grazie di 57 mesi di sub. Gabri, hai visto i più pazzi? Gabri, devo rimetterli. Gabri, devo rimetterli. Emiliano. Hai visto che bella tazza di Gravity Falls? Facciamo che iniziamo Pokémon. Facciamo che iniziamo un po' di Pokémon. Sono arrivato ora proprio. E allora scusami, Allora Gabri, guarda qua. Guarda qua, non avevo collegato subito il tuo nick, avevo visto qualche tuo live tempo fa, volevo ringraziarti con te per il supporto e l'azione, anche per la condivisione dei nostri video, cuore, e vado di... Vabbè, sentiamo solo l'ultima parte perché c'è una cosa che devi sentire. Di nuovo, in loop. Auguri a te, soltanto a te, auguri a te, cicchine. Chissà se si piccia la voce, è proprio la sua voce, sarebbe incredibile. Grazie mille degli auguri. Stavo pettinando il gatto, ma ho visto il video di cosa parlavi, scusa. Sono più inquietato del solito. Cosa dici? Cosa dici? Vabbè, Gabri, hanno fatto tutti i nomi italiani, a un certo punto sarebbe arrivato il mio, no? Grazie a chi mi ha regalato un abbonamento. Allora, amici, oggi vorrei fare live fino a un certo punto, perché già ieri è stata una bella live bomb. Ieri ho fatto, no, scusami, settimana scorsa ho fatto un complessivo di 5-6 live, credo, lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica. Per me è tantissimo. Quindi ho deciso di calmarmi e fare un po' di chilling Pokémon, andiamo un pochino avanti, ma finirla anche un po' più presto, perché la live di ieri è stata bella drenante, ce la siamo proprio goduta bene. Gabri, te l'ho detto di dire che l'avevi già visto. Sì, questo vuol dire proprio live ad oltranza. Classico nome italiano dopo Ulderica e Asdolfa. Sì, ma infatti la cosa che c'è Cichime, cioè... Assolutamente normale e palese che a un certo punto sarebbero arrivati ai nomi con la C un pochino meno comuni. Però San Cichibe si festeggia il 17 settembre, ovviamente. Come fate voi a non saperlo, ignoranti? Prendo il mio joypad mentre finisco il mio salame e formaggio e inizio a giocare a Pokémon, mi sa. Grazie per la precisazione. Prima che inizio Pokémon, volevate parlarmi di qualcosa? Io sono molto aperta alle discussioni, alle cose ieri. Avevo detto che finivo le domande. Ma non ho più voce per le discussioni, quindi devo un attimino aspettare che mi ritorni ben bene la voce per ricominciare a parlare e a fare un sacco di cose, dire ehi, oh mio Dio, guardate quante cose che ho da dire sulla società. Però ho la voce così, quindi preferisco urlare quando vedo i Pokémon e parlare un pochino di meno. Perché non funzionano gli abbraccini per la chat? Mi serve che tu sia leggermente più specifico. Perché in che senso? Non te li fa riscattare? Intendi questo? Nel senso che non hai... Cioè, nel senso che ho per... Neanche i Gasm? Ah, l'Erican! Ok. Minchia, che paura, avvertimi. Prossima volta mi sono cagata addosso che non funzionasse più niente nella mia live. Allora, se non c'entro Pokémon, qua funziona. Ah, che palle, aspettate. Perché stavamo guardando le cose sulla Play. Sabato devo rimettere su Switch. Auguri tanti a te, auguri a te, soltanto a te, Cichibe. E dunque auguri a te, soltanto a te, Cichibe. La festa è solo qui, solo per te. You are the best, Cichibe. Devo cantare, ah, mio Dio. Con i Pokémon vado a fare una 10-12 ore cosa. Allora, dove
Dopo che ti hanno fatto scoprire i sogni sensitivi, devo assolutamente fare una rubrica sulla sigla dell'almanacco il giorno dopo. Qual è la sigla dell'almanacco del giorno dopo? In che senso? Aspetta. Perché a me viene da cantare una cosa che non si può assolutamente cantare. Mi piace cantare, no. Me la canti Matvix qua in chat, per favore, che non me la ricordo. Grazie per aver cambiato la categoria e ora gli alert dovrebbero funzionare tutti. Per gentile concessione del signor Legal. Nel frattempo proiezione a schermo intero. OBS e il controllo di OBS qui sotto. E si ricomincia a giocare a Pokémon con la gioia nel cuore. Il glitch non è andato. È solo musica tipo medievaleggiante. Ma sono curiosa però, aspetta. Sigla almanacco del giorno dopo, sentiamola. È questa. Pi 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 pi. Che cultura ci facciamo musicale? Bello l'almanacco del giorno dopo. Mega fancy. Era fortissimo. Oh, scusatemi, ma perché non è forte nelle mie orecchie? È sto flautino dolce. È rimasto alto dal video di ieri. Scusatemi. Ma scusa, ma i più pazzi non erano... No, scusatemi un attimo. Perché i più pazzi dovrebbero essere a un volume normale e l'almanacco era un volume esagerato? In che senso? Non ho capito. È sempre YouTube. Avevi svolumato da YouTube. Ma i più pazzi li abbiamo sentiti da YouTube. Era solo un'altra scheda. Ci fischiano le orecchie. Vi chiedo scusissima. Giustizia per i più pazzi. Ma scusatemi, ai più pazzi non è svenuto nessuno. Ho solo aperto un'altra scheda di YouTube. Era alto ma meno. Scusate, siccome non potete sentire, scusatemi. Ciao Filippo, grazie degli auguri. Spero possiate vedere ora che non sentite più. Scusatemi. Era solo il video dell'almanacco altissimo. The Pibler, grazie della tassap con il Prime, lo. Vedere i Pokémon, che culo. Oh no. Stini, ho letto tutte le resub, vero? Vedere, dopo prima con la luce, Roberta. Piano piano, un senso alla volta, ve li toglierò tutti, ragazzi. E voi non vi accorgerete di niente, questo era il mio grande piano. Rimuovervi i sensi, credo. Grazie Edoardo anche della resub. Erika The Ripper, ancora auguri Roby. Anche io ho compiuto gli anni qualche giorno fa. Sagittario best segno. Sagittario best segno period. Allora, cosa vogliamo fare oggi? Hola, sei in un centro Pokémon. Sì, non mi ricordo cosa sto facendo, ovviamente. Penso che sia il momento di andare avanti e fare un po' di storia, che dite? Oppure per il gusto? No. Come? Cristo, era andato benissimo. È tutto nella live di ieri. Nella live di ieri soltanto non c'è... Non ti aspettare l'audio perché è stato tolto accuratamente per evitare ripercussioni. Ah già, io ho un uccellino nuovo da provare. Nessuno fiati, nessuno dica un fiato. Vai. Oh, fatti valere. Vai, 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 contro il Diglett. Ma no! Vai. No! No! Bastardo! Ma no! No, voglio fare... No, Stini! Lisi, ma non mi sfidare. Vorrei scoprire se ha un'evoluzione fighissima questo uccello. Ah!
Spero di sì. Vediamo con Sandy che cosa fa. Oh, Picchu Micchu! Picchu Micus! Come si chiama? Come cacchio si chiama sto qua? Picchu Micus. Si chiama Pinkurkin. Benissimo, non era il nome che avevo pensato che avesse, ma molto simile, devo essere onesta con voi. Faccio un catturo. Dai, proviamo così. La faccio tu, Picchu. Franco, proprio lui. No! Paolo. Non mi ricordo di che segno è. Forse è Sagittario. Proviamo a mettere lama se è super efficace Sagittario. Non lo sapremo ancora. Quante medaglie siamo? Due. Solo due. Sono molto indietro. È elettro, eh? Pipiri. Allora se faccio tipo Baraonda. Ok. Ah no, merda. Non c'è un turno poi, vero? Cazzo, sbagliato. Niente, è morto. Mi scordavo che non c'era una pausa fra una Baraonda e l'altra. Forse muoio prima. Muori. Mi dispiace, piccolo amichetto d'elettro, ma era necessario. Sei stato bravissimo. Che carino, ha fatto yeah. Manderò Quaxwell. No, Tinka. Robby con il piccione, muori. Per il bene. No, Matvix, non me ne ero accorta. Che cosa succede? Grazie di tutti i raid che ci sono stati, che scusate, mi ero incantata dei più pazzi e non ho potuto vedere. Ciao Guide, a dopo, grazie. Molte persone si mettono a scrivere storie di D&D mentre mi ascoltano. La cosa mi esalta moltissimo, devo essere onesta. Dai! Uffa! Mai visto una natura tanto vicina che so poco come muoia. Capito? Quanto devo tirarlo giù di vita? Cioè, così forte. Dai, una Bega Ball, madonna. Sei al 23. Non posso mandarti le Ultra Ball. Entra dentro. Cosa succede? Quest'ombra, cosa succede? È una Scuro Ball. È notte. Ah. Brucia tutto? Non conoscevo. Bello. Sono più forte con l'attacco speciale io. Però questo aumenta la velocità. Quindi forse posso togliere sgomento. Sì, penso che toglierò sgomento. L'ombra è una feature del gioco. Ah, ok. Lo so, Ersk. Ah, perché qualcuno si è già tolto la testa. You shall lie, no, 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 shall lie, on the tone, no, 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 e ni shall tone, go, ni, no, 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 e ni na tone, no, 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 yo, you shall lie, you shall lie. Oh, che bella canzone. Talmente vivo nei vostri, non ho anche per mettere scarica lettere e lo spavento. Madonna, nel mare, la morte. Il pogno. Dammi un po'. Sì, mi è morto l'uccellino. Però è tutto calcolato. Io vorrei l'evoluzione viola. È molto più bella. Davvero, Giullo? Voglio vedere. Voglio provare. Vediamo. Dai, zone buie. Dove si va, Viper? Scusami. Voilà. Proviamo la Terra Crystal. Terra Crystal. Ah. Capisco. Una torcia.
Sei nella Zelaf Zone. Cos'è la Zelaf Zone? È una zona speciale? Fatta per persone speciali? Come me? Forse. Spero. Dove voglio andare? Qui o qui? Medaglia dominante violante. Violante, cosa ho detto? Mi sa che andrò lì. Mi sa che andrò ad ovest. Vai. No, aspetta. Prima c'è quella zona. Ok. Prima c'è quel cammino dei campioni. Credo che sia giusto andare lì. Il dominante che viola la privacy. Ah, Zelaf, quello che diceva il tipo. Violante è il nome del Pokémon dominante. Non dimenticare. Ah già, che paura. Vorrei andare, vorrei recarmi qua. Posta come destinazione, vai. Quindi di là. Ok, va bene, vado. Aia. C'è anche del brillo lì. Vado. Quanti maschi. Mi sono fortunato. Buongiorno Psyduck. Secondo voi riesco a saltare di là? Ci provo. I bergamaschif. Maschif il film. Non c'è un ponte, vero? Minchia, non c'è per niente un ponte. Devo andarci da qua. In effetti ha senso, perché questa zona non l'ho vista. Eh sì. Una scena straziante, una lacrima strappastorie. Grazie Gabby, sono contenta che apprezzi. Quindi a questo punto direi che ci facciamo tutta questa zona. Tipo qua. Si vuole andare a quel ride. E poi vediamo che succede. Ma sono alti i muretti. No, mi sembra si possa andare per ora. Ok, come l'ho detto. Aspetta. Lei, signorina. Il mio impegno, saltare al contrario. Ma porca miseria! Maschif e la sua Evo sono ispirati al cane mastino spagnolo. Suo cugino. Lesimago. Suo cugino. No, no, no! Mamma mia, per evitare coso. Sono annegata. Il cane. Multiplayer, single player, multiplayer. Mamma mia. Fermi, che multiplayer ha OnlyFans adesso, eh. Siamo tutti veramente. Manteniamo un certo grado di tranquillità, per cortesia. Come cazzo ci arrivo lì? Come super minchia ci arrivo? Ah, lì, ok, aspetta. Forse da qua. Da lì devo fare il ponte. Lo hai aperto? Non l'ho aperto, in effetti, vediamo. Cioè, non basta aprirlo. Penso che tu devi pagare? Penso che basti aprirlo, no? Fa le cose meme? Oh, verrà tutto donato al Cincinnati Children's Hospital. Oh! Oh! Gimmigul? Ma c'è un Gimmigul qua sotto? Mi scusi. Salve. Scusi, posso arrivare da qua?
Ok, dai, facciamo il posto di destinazione qua, così siamo più tranquilli. Abbonarsi gratis. Ah. Ah, non si paga. Puoi fare offerte. Puoi offrire cose al suo corpo. Ah. La bio dell'Elifan fa molto ridere comunque. Really simply reading my voice, but it's giving me anyway enough reading. You did come here with that, I'm sure. I am proud and ashamed of you. Lo so, però, tuttavia, ci saranno i tier di abbonamento. Però, se vuoi vederlo e basta, ed è gratis, cioè, comunque è un cuore d'oro che ci permette di vedere le nudite gratis e le crudite. Marchi Piedinier. Cos'era questo brillio? Cosa brillava? Boh, chi lo sa. Ah, minchia, era lo Shiter, mi sa. Meno male che non c'è. Guarda chi c'è! Carina lei! L'amo, l'adoro, la venero. Etere lama. Oh no, adesso tentenno. Sei molto furba. Gimme ghoul, gimme ghoul, gimme ghoul. Basta, Miss Dreyfus, sono stufo di tentennare. Voglio agire. What a Miss Dreyfus. No, ma come, Lord Candy? E io non lo so. Non so niente io. Dai, Miss Dreyfus, dai, Pokéball, dai. Sappiamo entrambi che entreresti anche in una Pokéball se lo volessi. Dai, vaffanculo. Non lo fare. Dai, va bene una Pokéball solo perché sei tu. Robby, hai la Scuroball. Hai ragione, cazzo, Lapis, è vero, non entrare. Non entrare. Accidenti, è proprio entrata. Quel piccione sfortunatissimo prende sempre le botte. Beh, lo devo allenare. Mi piace mordere e tirare i capelli alle persone. Improvvisando per spaventarlo un po'. Sono io. Sono io il sabato, come abbiamo appurato. Adesso penso di essere tutti leggendari. Mi ha fatto Lisi, ma non capisco. Non entro più nelle Pokéball. Guarda te. Adesso tutti se la devono tirare. Io in una Pokéball normale. Fandonie. Allora, una volta che sono arrivata qua, tocca arrivare qui. Ok. Non mi so minimamente neanche lontanamente orientare in questo posto. Non esiste. Non sono sei piccola, ma la tua Hitbox. Cosa dico? Cosa esce dalle mie orecchie? Dalla bocca! Santo cielo! Ma no. Allora, mi dica qual è il suo Xbox tag? Quanto è larga la sua Xbox? Gastly ce l'avevo. No! Prendi questo. Capito che ho visto Markiplier, però dai, era l'unica cosa che poteva succedere. Gastly is no more. Fine. Giusto da qua? Sì, mi sembra di sì. Lui ce l'ha? Scusa, questo tasto non è quello giusto per... Ok, non ce l'ho. Va bene, proviamo. Voilà. Pierre Gasly. Trattami bene mio figlio. Never mind, l'hai brutalmente ucciso. Non volevo, a mia discolpa, signor giudice. Etero lama. Erix! Etero lama. Brutto colpo. Wattrel. Mi dite non entrare. Non entrare in questa Pokéball. Se sei scemo,
Cazzo, non ha funzionato, non è entrato. Aia. Possibile che ora entrano tutti solo nelle Megaball? Da quando vi fa schifo entrare nelle Pokéball? Oh. C'è un altro gas lì dietro. Adesso le prende. E vai. Aetherol ama 10. Meritito un good boy. Ed è entrato. Levita grazie ai giri interiori ricavata la vitazione. Come levita? Si nutre di una sola pacca al giorno. Va bene. What I eat in a day. Flexa. Flexa alto skinny legend body. Ah, eccolo che medita. Ok, è giusto. Meditite, giustamente. Mi sembra corretto. Etimologicamente corretto. Ghastly! Tipo lama è super efficace contro il tipo etero. Dovremmo provare. Allora, riprovo etere lama. Anzi, facciamo scintilla. Piano, con calma. Benissimo, meglio, meglio. No, 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 no! Sono perplessa. Sono perplessa, ho molti dubbi e molte domande su quello che è appena successo, ma farò finta che non lo voglio così tanto questo Gastly, così ne spunterà un altro, si spera. È andato sul muro, ha sbinnato. Io mi sento sfortunata, ma non mi arrendo, mi serve un Gastly. Gastly, aio! No? Ecco, spostati, bravo. Facciamola finita, Gastly. Facciamo quello che abbiamo sempre fatto, insieme. Grazie, Bronco. Non lo so da un po'. Ehi, ehi. Tutto è bene. Quello che finisce in Marlene. Nessuno lo voleva davvero quel Gastly. Vedi, ha funzionato. Ho preso del gas da Gastly. Sembra giusto. Su corpo un po' avvolge i nemici di un'emissione soffocandoli. Che buono. Che buono. Va nel box. Minchia, queste foto sono incredibili. Perché non posso farle io? Oh! Uccellino si evolve! Gib, Gib, secondo o terza? Secondo o terza? Quante evoluzioni hai? Ah, oh, un'intermedia! In kilowatt! Carinissimo! Mi sembra un'intermedia, giusto? O è un'ultima? Ditemi se ce n'è un'altra. Megawatt. È carinissimo! Non avendo molto olio sulle piume, è un passivo nuotatore. No! Ne ha solo due. Questa è l'ultima! È carinissimo. Non c'è, questa è l'ultima. Kilowatt. Va benissimo così. Me lo terrò. Mi sa che è mio per sempre. Ma vedi l'open world? Ma certo! Necisfera è molto forte, quindi glielo faccio... glielo insegno. Ma sì, ma che me ne frega di Trespolo! Ma chi lo userà mai? Palette stupenda. Palette stupenda. Vedilo in el world, ok. Oh! Oh, ok. Ma è meraviglioso! Ha un verso stupendo, è meraviglioso! Ciao! Ma gli si illumina il corpo! Gli si illumina! Io e te siamo migliori amici da adesso in poi in avanti, siamo migliori amici, ti si illumina il pancino! Sei bellissimo! Ti amo! Oh! Che c'è, che c'è? Cosa ti turba? No, lo amo! Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Lo amo da seduto, lo amo da volo, lo amo l'animazione. Il verso più brutto di Siglizard è quello lì. Guarda quanti! Ehi! Kilowatt c'è la pappina. Vai,
No, ho sbagliato perché ho le mani. Perché posseggo delle mani. Mora aveva ragione. No, sì, ora in che senso? Vai, vai a mangiare. Ma ha camminato. Ma porca miseria. Ha fatto due passetti da seduto. Cioè, ha fatto due passetti camminando. Come si funziona? Ui. Allora, parliamoci chiaro. Verso stupendo. Pokémon stupendo. È anche molto grande. Me lo immaginavo un gabinello piccolo. Grazie, Farantres. Merito della combo Lerican Gabri. Gli ultimi TikTok sono tutti di Gabri. Ne ho messo uno al giorno. No, vabbè, ma che carino. Sono... È la mia nuova ossessione questo Pokémon. È la mia nuova ossessione. La mia nuova ossessione, fine. È un albatros, non un gabbiano. Ha senso. Ha senso, è troppo grande per essere un gabbiano. Anche se ho visto gabbiano a Genova tirare su dei chihuahua, eh. Non è vero, non l'ho visto, ma ho sentito dire. Solo a me sembra che dice miau. Ma meglio se dice miau, ancora meglio. Prendi questo, Cacnea. Sei proprio una cacca. Fa cacare sto Pokémon, brutto. Non è vero, è molto caruccio. È un Pokémon Snap rotola. Tutti i Pokémon che sono in Pokémon Snap, che io ho avuto l'occasione di fotografare, hanno vissuto un percorso speciale nel mio cuore. Quindi sono più belli dei Pokémon normali, ai miei occhi. Perché Pokémon Snap è stato davvero uno dei miei giochi preferiti. Ce l'ho Fenfi? O l'ho ucciso brutalmente? Non ce l'ho. Vai, prendiamolo. Una fregata, non un albatros. È un'aquila del nord. Oh, ho sbagliato tasto. Guarda chi c'è, lo scoiattolo. Ho sbagliato tasto. Povero Fenfi, lo sto continuando a uccidere. Come non lo ammazzo secondo voi? Lo scoiattolo, è lui. Dai, entra nella Premier Ball visto che sei così bella. Scoiattoline. Ma ce l'ho, proceed to kill. Ah, Swablu intanto che spia da dietro l'albero. Price sta per vomitare. Ho deciso di toglierti pochino. Ok. No, lì sì, ma come? Aha. Dammi il tuo elettro. Beh, minchia. Ottima tecnica la mia. Mi attacchi con elettro, anche se sono volante, assorbo. Ciu. Swablu ha paura di essere il prossimo. Swablu potrebbe avere molto ragione. Che palle! Ma che cazzo le ho fatto di cacca le Pokéball in sto gioco? Le ha fatte con lo sputino, la colla vinilica. Non prendono niente. Pokéball incapaci di catturare Pokémon in questo gioco. Niente, dall'1 al 10 è il decimo livello. Fine. Non posso catturare nient'altro. Con due medaglie il caccerete è più basso. Oh, fottetevi, ma come? Ma io sono bravissima. Già vinto il mondiale, se la credo un casino. Ma chi c'è lì dietro? Pacilis è stato catturato, let's go. Allora andiamo a farci la terza medaglia. Così possiamo catturare più persone. Si sfregano a vicenda per condividere l'elettricità immagazzinata. Che bella specie lo scoiattolo. Yeah! Mezzo Dex in Velox e leggendario in prima ball. Ma le Velox Ball sono game changer, quindi appena le becco... Swablu se l'è data a gambe, ho capito.
Swablu ha capito. Swablu non ha capito. Swablu sembrava avesse capito, ma non ha capito un cazzo. Un cazzo di urlo. No, 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 lui mi serve. Madonna, ci siamo corsi incontro abbracciandoci. Lui è Fletchlinder, serve. Guarda come guarda in alto, tipo, oh. No, madonna. Ma Fletchlinder è tipo volante. Vabbè, fare evolvere Fletchling, che te devo dire. Sto bimbo ce l'ho, no, mi sa di no. Sì. Ah, ok, perfetto. Bella. Uccelli dappertutto, yes. Giusto così. Capipipi. Dirling versione primavera. Una strage. Dietro di me non lascio perdono. Direi di quasi. Che praterie immense. Dai, qua l'erbetta è carina. Cioè, ti sembra proprio un pratino. Pum. Chi cade? Chi cade? Oh, basta. Ah, che spreco. Un Houndoom e la Madonna. Quanto è random e casuale. Ma com'è possibile? Cosa ci fa un Houndoom in una prateria? Scusami. Ma che ci fa? Ma non c'entra niente. Ma lo voglio. Piano. Piano. Beh, why not? Ma non c'entra un cazzo. È pure giorno. Che tira tipo è il tuo kilowatt? Sarà di elettro, penso. Non è sempre elettro finché non lo trovi speciale nell'erba. Dici giusto assumi his habitat. Boh, sì. Cosa mangia l'erba qui? Entra subito. Tu non porti mai Neon a fare la pipì? No, la fa in casa. Cioè, le chonk ha un Doom, ma poi è pure evoluto. Cioè, neanche ha un Dur, capito? Entra dentro, te l'ordino. Bravissimo. Sta predando gli altri Pokémon. Oh no! Mi sa che non mangerà per molto di tempo, molto molto tempo. È l'alfa. Sono terrificanti i latrati, fanno tremare gli altri Pokémon, si avvicinano così nelle proprie tane. A me sembrano tutti invece fuori dalle loro tane, un Doom. Sta facendo un pessimo lavoro. È davvero piccolo comunque questo Houndoom in particolare. Bellissima foto. Wow. Allora. Destinazione raggiunta. Da qui direi che continuiamo verso questa zona. Che vabbè, posso andare dritto immagino. Verso il teratipo. Spoico grande. Grumpig. Tipo, mi pare. Grumpig, yes. Al 32. Al 32. Al 32. Al 32. Houndoom evoluto al 24. 6 metri più in là. Grumpig al 32. Al 32. Che cazzo faccio io? Il 30 e il 2. Bravo, Tentenna, perché se no non ne usciamo. Sono in un'altra area, ma sono poco sotto. Poco sotto. Grazie, lo scoiattro, no? Boh. Trentenna e 2. Al 32. Dai, un'altra Telelama. Ti prego. Ti prego, cosino carino. Yes. E vai. Oh no. Oh no.
Super efficace. È super efficace. Sei stato lapidato malissimo. Cazzo, solo Quax al 32. Eh sì. 30 volte 2. No. Dai! Dai, cacchio! Che era la marcetta, è carina. Fermati, non lo fare. Non lo puoi fare, vietato. Vietato fare questa cosa che hai appena fatto. Ti sei meritato la Mega Ball, come esattamente come prima. Entra, dai, su. Entra dentro quella Pokéball forza. Non farmi arrabbiare, devo usare la mia voce arrabbiata. 32 mosse. Minchia, ragazzi, sono al capitolo 6. Non mi ricordo di Chainsaw Man. Non riesco a smettere di leggere il manga. Sto andando avanti come un treno. Mi sono fatta 30 capitoli in un giorno neanche. Roberta, mi sono cagato malissimo. Beh, era per far entrare Grumpig. Hai capito lo stesso? Sì, che serve. Cos'era? Perché c'era Chikibe Prime? Cosa? Io boh, esatto, Ersk. Non capisco. Wow. No! È che non basta dire no. Devo anche agire perché sia no. Vedi, scusami, Grumpig al 32 e lui al 18? Non riesco a comprendere. Devo andare di là, giusto? Semplicemente non comprendo. No, ho sbagliato! Mamma mia! Che palle, non so scrivere. È il pannolino che gli abbassa il livello. Quindi qui ci sono Pokémon al 32, eh? No. Lui è al 20. Cioè, capito che non è un'altra zona, era soltanto quel Pokémon e basta. Ciao, Stini, alla prossima. Non... mi è completamente chiara la situazione, per essere onesto. Ma va bene così, in fondo. Ho sentito qualcosa lì. Ciao, amichetto! Wow. Solo uno, i tuoi amici della me ne date 5, comunque. Che pace, che silenzio. A volte parlo troppo e vorrei soltanto che... ah. Vai con la strage. Hello, ciao. Ciao la manina. Ragazzi, come inizierete questa settimana? Cosa farete questa settimana? Inizia ad avvicinarsi il Natale. Avete preso tutti i regali? O li prenderete tutti questa domenica? All'adio Fridge. Space, non hai idea di cosa ti aspetta. Avrà probabilmente poco. Allora, dopo aver fatto quel teratipo ride, vorrei capire cos'è questo. Che non so come andarci. Dovrei fare... ah, sì, dovrei fare questo percorso, tipo. Roba del genere. No! Easy soluzione. Ma no, Price! Non è vero! E io? Scherzo. I genitori, i fratelli, i nonne. Col Prime la sub è gratuita, è vero? È proprio vero. Posso buttarmi?
Ma sì. Ui. Wow. Guarda chi c'è, Gumi. A che livello? A che livello sei? 17, ottimo. Quindi non posso catturarti. Vai con una minor ball. Oh, bravo, ma sei stato molto gentile. Fino a gennaio lavoro, si prospetta tipo 11 giorni senza riposo. Minchia. Sono nella merda ma come ogni anno. Io un regalo volevo fare, l'ho già consegnato. Studio, studio, ancora studio. E si dice che bisogna stare al carrifero in classe così che non si allaghi di nuovo. Ma... I suoi corni sono organi straordinari che aprono informazioni relative ai 5 sensi senza il pericolo che si metti nell'aria. Gumi è molto caruccio. Io trovo più difficile fare il regalo dove l'importante è il pensiero, perché ho poco tempo anche per quello. Anzi, preferisco comprare qualcosa che sia estremamente utile all'altra persona per... Mio... Bello che sei tu, let's go! Che teratipo sei? Plop, plop, plop. Lui è drago. Teratipo. Veleno. Urca. Così i folletti non possono attaccarlo, tipo? Perché folletto è debole a veleno? Potrebbe essere ottimo. Sono più rapido io? Sono più rapido io. È molto buono. No, incubo, non viene pulito da quando l'ho costruito la scuola. Non è tipo da denuncia? Tipo le pene. La forma Isui, la forma Isui mi è piaciuta un po' a me. Qual era la forma Isui? L'ho mai presa la forma Isui? Sì, per forza. Finito il Pokédex. Ah, era tipo con la chiocciola. Con la... C'aveva la sua casetta, aveva un enorme sedere. Però anche così, dai, con le zampine. Sligo è adorabile. Sligo è adorabile. Allora, Mega Ball. Ha il guscio più grande ed è depresso. Non è depresso. Guarda che... Dai, minchia raga, la Mega Ball non fa schifo. Non fate le... Non fate gli schizzinosi. Basta usare un po' di logica. Buonasera, Danitram. Oh, il tuo primo messaggio qui. Grafaia vorrei imparare a avere in puntura. Oh, sì? Minchia. Lui è forte, più forte in attacco, quindi ottimo. Vai. Io devo tenere pronta una canzone perché potrebbe succedere... qualcosa da un momento all'altro. L'hai giocato Red Dead Redemption 2? Sì. Finito, non in live. È un semi leggendario. Allora che cosa ci fai in un pratino? Sta per succedere? Sta per succedere? Bello, un capolavoro Danitram. Personalmente in gameplay mi ha un po' confuso, perché l'ho trovato particolarmente lento. Avrei preferito che fosse un po' più veloce. Fanfi, facciamola finita, ti prego. Fatti catturare. Ma la trama, i personaggi... Incredibili, incredibili. Ah ok, Price, va bene. Eccomi. Primo gioco Pokémon è stato giallo in spagnolo, perché l'avevano finito in italiano. Ah, la tua difesa aumenta, capisco, capisco.
E allora... No, niente. Vediamo se ti faccio poco male così. Che cazzo. Tempi, morto di nuovo. Lapis, non stavo scherzando. Dai, grafaiai. Questo gioco è per Switch, sì. Ciao Giulietta, grazie al terzo mese. Ho dimenticato qualcuno con la resub? Quasi, grafaiai, guarda, quasissimo. Poi... No, devo decisamente risalire. E andare indietro. Qua c'è qualcun altro? No. Bravo, Lapis! Esatto, giusto. Pokémon Giallus. Sì, era assurdo. Al tempo i videogiochi erano talmente di nicchia e presi poco in considerazione che... gli andava bene anche venderti una versione in un'altra lingua, tanto chi se ne accorgeva. Con permesso, prego, lottiamo. Direi che torna, esatto. Mamma mia, quegli occhi, ma che dici? Falinx, l'ho iniziato ad apprezzare... Ma quelle sono chiappette. L'ho iniziato ad apprezzare di brutto da quando... Ho visto le carte full art sue che amo la follia. Io faccio fossa. Mi spiace, ti è andata male, Falinx. Sono più furba di te. Bye bye. Pensavo avesse fatto anche lui fossa. Cazzo, era tipo... Oh mio Dio, sei un genio. Prima non mi piaceva tanto. Poi io ho visto le carte e mi è piaciuto tantissimo. Vistar Universe. Hai già visto qualcosa? Ho bisogno di una rinfrescata di memoria. È una nuova espansione? Scusate, non era Tempesta Argentata la nuova espansione? Il mio gioco preferito è il numero 3 del Professor Layton, Il Futuro Perduto. Grafaiai usa round 2. Dai! Oh. Il 3 non è Pandora, il secondo è Pandora. Sono Curious Village, Pandora, Futuro Perduto, Flauto, Maschera dei Miracoli, Yaslant e il settimo è il crossover con Phoenix Wright. Cos'ho permesso? Ho perso, ora non si figura, non ci mancherebbe. Giocate in maniera sbagliata. Ma come? Sono in ordine. Ma come? Graficamente parlando te ne accorgi anche che il 3 è migliore del 2. Continuano a migliorare graficamente i Layton. Nessuno dovrebbe dimenticare le mie sclerate su Layton. Mi offendo se le dimenticate. La miglior serie che abbiamo mai portato in questo canale, effettivamente parlando. Cuori, allora fiori. Meno male che Gabri ha fatto dei best of che potete guardare comodamente. Va bene, poi... Yeah, scusate, continuo ad aprire la mappa, ma... Per me è davvero impossibile orientarmi, non capisco niente. No, wait. Ma io lì non posso salire mica. Ho sbagliato tutto. E lì devo scalare per forza. E non si può arrivare là senza scalare. È stato tutto inutile, eh? Sono tutto inutile. Devo andare a fare lei. E no, perché c'è un fiume che ci divide. Ma porca vacca. Vabbè, facciamo qua. Ci sono i ponti. Dove? Dove? Dove ci sono i ponti? Qua ci sono i ponti, ma qua? Non c'è nessun ponte. C'è un ponte qui. Ma poi qua devo scalare, vedi?
Devo per forza scalare qua. O c'è una grotta sotto. Che però non vedo dove esce. Tipo qua. Esce da qua, credo. Però mi sa che serve che il mio Mirai non scali. Mi sa che devo tornare più tardi. Qua c'è un piccolo ponte però, quindi sì. Posso andare qua. Lì c'è un piccolo ponte, dai. Credo che Elettro sia la seconda cosa che devo fare. Ma hello Ferri, grazie mille del raid. Ciao Lara, che piacere. Amichetti. Forse è la prima volta che ci vediamo in un raid. Ciao. Hello hello. Bravi, fate una presentazione a Ferrir, Lara. Come stai? Come è andato lo streaming? Tutto bene? Mi imbarazzo sempre a fare questa domanda perché magari dopo il raid le persone vogliono tipo scappare a cena, scappare a fare merenda. Sono tipo, no, non voglio stare qua a fare conversazioni. Però sono seriamente interessata in caso. Piacere di conoscervi. È la prima volta credo che siamo riuniti in un raid. Tutte le persone che sono volute unire, grazie mille. Sono con la voce bassa, reduce da live di compleanni, sclerate, cose così. E oggi sto abbastanza chillando su chiacchiere e Pokémon. Si continua ancora per un pochetto finché ci va. È un piacere, è un piacere mio, è un piacere mio. Che bello. Ciao, che ama Ferrir. Che ama Ferrir. Sto abbastanza indietro con Pokémon perché il giorno che è uscito Pokémon ho avuto un sacco di lavoro da fare per quanto riguarda... Quello è nuovo? Ah no, è... Corviknight Baby. Ho avuto un sacco di lavoro da fare per quanto riguardava la Games Week che veniva il weekend molto vicino. Ok, basta che seguo il sentiero, perfetto. Dopodiché sono stata malissimo dopo la Games Week. Non so se voi avete vissuto l'esperienza Games Week e siete stati male. È una cosa che a quanto pare... Ah, non ho cambiato Pokémon. E quindi io sono indietrissimo con Pokémon. C'è chi l'ha finito, c'è chi l'ha esplorato tutto. Io ancora sto cercando di capire la mappa. Sono alla terza medaglia, credo. Vagamente penso che sia la prossima. Non mi dicono dove devo andare, ma molte zone sono inaccessibili. Quindi penso che questa sia la prossima che devo fare. E ce la stiamo proprio godendo, non stiamo facendo niente. La prova video dei Thermos. La salutina anche dalla mia gatta che ha deciso di arrampicarsi. Grazie Florengi che regala una sub a Ferrir. Thank you, thank you. Che è piccola ma ha compiuto 29 anni. È successo casino in live, recuperate se potete. Non ve ne pentirete mica forse. Ah, ho sbagliato. Quindi dai di fossa. I veri eroi sono stati male post Games Week. Io però avrei davvero evitato di stare male post Games Week. È stato orribile. Ho avuto dolori ovunque. Grafaiai che esce. Cosa? Che è successo? Cosa? Ed è già finita la festa. Capisco. No, potevo usare una Pokéball delle palle. Vabbè. Scoppiato. Sì, Roberta non morire. Ho la tosse. Mi fa davvero ridere la Pokéball che dice sì. Dai, va bene. Ho preso Wooper, dai, manco mi serviva. Però volevo sentire questa bellissima canzone. Il palle sono due Scuroball, vero? Mi sa che mi giro un attimino questi Terra Ride perché sembrano interessanti. Mi prendo di CL. Divento ricca di CL. Però Wooper ce l'ho già. Quindi, vabbè, era un teratipo interessante. Mi avete chiesto il teratipo del mio Kilowattrel. Ed è... teratipo volante. Va bene, ok. Immagino vada bene. Teratipo acciaio. Che succede lì sotto? Cade qualcuno? Non ho più trovato il mio draghetto carino.
No, ho sbagliato. Un Iglipuff acciaio vuol dire che è folletto, è forte, quindi metterò Sirio. È giusto che sia acciaio, va benissimo che sia acciaio. È follaio. È forte. Lipo, credo che sia un meme tutto tuo. Purtroppo it's not cool tu non spiegare il meme, my friend. Devi renderci partecipe del meme o riderai da solo. A noi piace ridere. Se sei folletto sali. Questa la conosco. Brucio tutto, vediamo come fa. Ok, una normalissima... Beh? Ah, ecco, il mio... Non ho capito. Si era impallato. Perché mi ha fatto scoppiare troppo velocemente. Ah sì, ora capisco. Con Autori su Power Pizza, spero presto. Spero presto per fare altre puntate con Sio e Lorro e Nick. Spam Power Pizza. Sono in pari con le puntate finalmente. Vi è venuta proprio la vita buggata dei ride. Va bene, dai. Importante sentire Toby Fox. No, ma non... Non è che muore o non muore, è proprio... C'è questa specificissima sezione dove se so io il meme lo sanno tutti, che sembra che faccia molto community e invece è molto tipo bro. Ognuno è interessante perché ha i suoi interessi, quindi non tutti hanno le stesse cose. Interest make you interesting. La regola base delle personalità che si fanno, non si fanno influenzare, che hanno i propri interessi. Quindi il meme che conoscono tutti e lo dai per scontato è tipo bro, it's not cool. Non ho idea di che cosa sia. A quanto pare nessuno. Dove sono? Che cos'è questo post con i fiori? No, sono già stata qua, che dico? Volevo andare a fare le robe drago io. Però l'ho missato completamente, vero? E infatti era qua. Minchia raga, che palle, sono tornata indietro! Cazzo! Qua dove si è imboscato Tamega? Cazzo, che palle! Che palle! Perché non mi so orientare? Me la prendo con te. Cazzo, sto a prendere la mappa ogni 3 secondi. Comunque mi spacco di disorientamento. Sì, Lapis, ti prego. Non capisco dove sto andando. Faccio schifo. In Bloodborne mi perdo sempre. Perché non riesco a orientarmi? Cos'è la posa di Zoolander questa? Ma incredibile! Ma incredibile questo tizio, ma scusami! C'è Light... C'è un meme su TikTok, cazzo, che si chiama proprio questo sguardo. È questo sguardo, cazzo. Non mi ricordo come si chiama, Light qualcosa. Ve lo farei vedere, ma non mi ricordo niente di questa cosa. Comunque, utenti su TikTok fanno queste facce. Sta usando la Magnum. Ti mordo. Gesù che ti mordo. Dov'è il mio Grafaiai? Voglio vederlo. Raidino di chi?
chi vi ha raidato? Quarzo! Bacetto Quarzo, grazie mille del raid, benvenuti in Pokémon. L'unico e il solo, sono indietrissimo, sappiatelo. Quindi credo che... Ciao Quarzo, come stai? Credo che il grande valore che ha questa live sia che non posso spoilerarvi niente. Questo sia l'unico lato positivo di essere rimasta così indietro in Pokémon. Attacco alle spalle! Ah, non te lo aspettavi, vero? Bella giacca. Sì, pausa Pokémon. Va molto bene, vorrei non perdermi. È davvero contentissimo. C'è il simbolo del delfino. La Netturbino in co... fossa. Nel dubbio fossa. Va bene, Beltra! Madonna, sì che passerò in centro. Ai mercatini di Natale vorrei tanto passare. No, qua sto salendo. Nel dubbio, fossa. Sì. È giusto. Beltra, concentrati bene e ci vediamo la prossima volta. Un bacetto. Ah no, 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 no. Sto andando avanti. No, sto tornando indietro. Di qua, giusto? Raga, non ci posso credere. Allora. Sono bloccati in un loop infinito. Oh mio Dio, che paura! Ce n'è uno speciale lì in mezzo? Decisamente no, arrivederci. È giusto di qua? Ok, è giusto di qua. Perfetto. Mamma mia, quanti ce ne sono? Ma da dove? Da dove? Maledetto. Light skin stare. Grazie mille, Ricky. Era quello. È lo stare del... Ricky, frequentatore anche tu di TikTok? Ci vediamo lì? Quanta gente c'è. Quanto affollato questo posto. Ok, quindi se io procedo di là, in teoria mi fanno andare avanti. No? No. Sbagliato. Devo andare a destra. Andare a destra, giusto? No, di qua. Di qua. Ok. Emiliano. Emiliano? Madonna, pensavo fosse entrato, che paura. Non sto andando indietro, vero? Ok, non sto andando avanti. Sto finalmente procedendo in avanti. Oh, guarda come si procede bene quando sai dove stai andando. E vai. Gimmicool. Siete un Gimmicool. Eccolo qua. Che carino. Piccolo, piccolissimo, piccolissimo. Tutto lucido, bagnato dalla pioggia. Come no? Faccio quello che voglio, hai capito? Cos'è? Ah, il Billy Bolt piccolo. Altro Gimmicool. Ciao di avventura. Dillo che non hai senso di orientamento. Zero. Zero. Il livello più basso del senso dell'orientamento. Ma non è neanche sviluppabile, credo. Non so come allenare questa cosa. Sono un disastro. Ed è scomodo avere questo problema. Ah, Lisimaco. Molto bene. Buono a sapersi. L'ho sentito, dove si trova? Ma guarda qua. Allora, tutto bello, ma io volevo vedere il raid drago. Mi piacciono i tipi drago e anche i tipi fuoco. Quindi andiamo lì. Andiamo a fare quei tre raid. E vediamo che ci aspetta. Vabbè, vabbè, ci ho provato, dai.
o due, visto. Ah no, eccolo qua, uno. Allora, primo folletto, psico, psico. Pomi psico. Non mi interessa. Però ho tenuto 500 CL, molto bene. Dopodiché quello fuoco. Vediamo chi c'è di tipo fuoco. Ma Snowmi? Cos'è? Cacchio, lo conosco. È il vermino carino. È il vermino carinissimo. Snown. Lui lo voglio. Lo voglio tipo fuoco. Lui è ghiaccio di solito. Snom. Snom tira tipo fuoco. Annulla il ghiaccio, no? Il culettino. Il pokeculetto. Snompog. È ok per contrarre i psico. Ma io non userò mai Pomi. Forse Snom lo uso. Molto buono lui, me lo mangio a colazione. Ciao piccolo! Guarda gli sta per il fuoco in testa. Guardalo, un piccolo candelabro. Piccolo piccolo. Anch'io io, ah no, devo caricarlo prima. Idrotaglio. What a... Ok, scusa, non volevo. Conosci Steven Universe? Ma certo che conosco Steven Universe. Iniziato, finito, visto il film e ho fatto la fanart del film. Cerca Chikibe Spinel. Dovresti trovare la mia fanart. Vediamo se la trovo io in prima persona. Sì, se cerchi Chikibe Spinel trovi la mia fanart di Spinel. Su Google. Credo sia una sfiga, è morto subito. Ma guarda com'è lucido. Guarda quelle, guarda quelle chiappettine che si tiene. Oh no, c'è un Mavtik e c'è un Matvix e io mi confondo. Corro, yeah. Secondo me io Steven Universe Adventure Time mi ha annoiato. Non perché è un prodotto che non è buono, ma perché per i miei personali standard, non lo so, Steven Universe ha tante tematiche anche mega adulte che non vedevo l'ora di scoprire, sinceramente. Adventure Time so che migliora, so che c'è una trama orizzontale sotto, bellissima, ma ci mette troppo a ingranare, non ha ingranato per me. Perché in effetti la misura che non li ho quelli. Due personaggi mi sono piaciuti. Grazie. Metti l'underscore a uno. No, Lisimaco no. Palesemente per parenti questo lavoro per Lisimaco. Dopodiché il drago. Corro dal teletipo drago. Spero sia un Pokémon ignorantissimo tipo drago, tipo Caterpie, Magikarp tipo drago. No, la voglio. Dai, dammi l'ignoranza. Shellder tipo drago, subito. Che debole al drago, il drago. Devo mettere Sicklizard, mi sa. Shellder, vai, un drago. Una conchiglietta drago, mio. Lo voglio. Anche ghiaccio. Che debolezza togli? Nessuna, credo. Che tematiche tratta? L'accettare se stessi, Ilaria. Credo che sia il modo più generico di descriverti Steven Universe. Ed è condito da canzoni incredibili. Guarda le alette del drago! Che vuol dire lo scoiato? Ah, perché lecca il sedere! Ha senso. È vero, Matrix. Dai, guarda quanto non gli sta. È pesantissimo. Sta soffrendo.
Non può tenere quel cappello. Aia, che male. Non mi ha tolto niente. Immagino sia a livello 1. Annulla elettroerba e in parte fuoco. Non mi ha tolto niente. Io gli ho tolto tutto invece. Loretta, Annibale e Davide sono stati i miei compagni di questo ride comunque. Dov'è Shelder? Vedo solo la corona. Carino, è esausto e non poteva sopportare tutto quel peso. Arriva. Va bene, il teratipo Bad Dragon ve lo concedo. Tutto gli è tolto, casa, famiglia, affetti stabili, tutto. Capito, non pensavo, non c'è scritto livello. Non so dove sia Steven Universe in effetti. Cioè io l'ho visto sui torrenti insieme ai pirati. È stato un bel periodo. Insieme all'Azza. Azza pirata, arr. Però non mi ricordo. Perché c'è stato per un attimo su Netflix, ma stagioni a caso, neanche complete. Odio quando trattano i cartoni così. Ok, ora che ho fatto tutto quello che devo fare è il momento di andare qua. Benissimo. Voilà, così non mi perdo. No, Bronco, mi agito, ok? Su Boeing lo fanno, ma è un casino perché mischiano gli episodi. Bah. Inaccettabile. Poi uno non deve rimboccarsi le maniche e andare insieme ai pirati per godersi i cartoni. Non so, mi piace saltare. Non me lo spiego. Ma porca paglia. Tutto rovinato. Tutto rovinato. Via. Ah ok, mi basta seguire solo il sentiero, fine. Poi arriverò in città, immagino. C'è anche un Pokémon speciale lì. Ah, il mio potere, ah, il mio potere. Che potere c'ha, signorina, me lo dica. Cioè, Davide, non ho capito. Che senso? Ce li andiamo a fare, Raiden. Però prima c'è un Pokémon speciale lì da qualche parte. Mi sa che conviene usare elettro qua. Ecco qui. Alomomola è brutto. Alomomola è brutto. Cioè sta facendo brutto, brutto, brutto. Pesci fatti male. Guarda quanto è duro. E brutto soprattutto. Alomomola è un'ama. Ma è fatta male. Con sto rosa chiaro, rosa scuro. Truccata da Dio però. Più acqua. Guarda che eyeliner. Sì, ma sta bocca... Fagli la bocca a cuore, così. T'ho avvelenato, my friend. Ah, Davide, ok, non l'avevo capito. Scusa, è un po' tardi per me. Alle 5.23 inizio a sclerare male. Manca solo le voci intermedie fra Ludwig e Mamola. Che è un dito. Allora, non allontaniamoci dal sentiero che ci perdiamo. Prendiamo giusto una piccola deviazione di qualche metro per scoprire che...
C'è un piccolo Growlithe speciale. Ciao, vieni qua. Ciao Growlithe, di che teratipo sei? Scopriamolo. Sei teratipo elettro o non male? Cos'è? Cos'è? Cos'è un mondo? La terra? È un fungo? È il teratipo elettro! Scusami, terra! La terra è una... È la terra! È letteralmente la terra! È letteralmente la terra! Ma sembra un fungo di Super Mario! Però ha anche gli strati, è il nucleo e il centro della terra! Ma guarda che siano due coglioni! Due coglioni proprio, due coglioni! L'intera chat a terra, Roberta, ma il teratipo elettro! Colpire solo lui. Retromarcia, vai. Ciao, bye bye. Voilà. È uno schema di geologia. È interessante. Wow. Growlithe che fa wow. Che annulla il teratipo elettro. Però non ma rende per 4 il tipo acqua, giusto? Non è il massimo. Forse dovrei lasciar perdere. Cioè, credo che renda per 4 una debolezza questo teratipo. No, no, solo per 2. Voilà. Vabbè, dai, lo gatto. Mi fa ridere che c'è la terra in testa. Un singolo tipo non può essere debole 4 per... questa tendenza alla terra. Oh, cattura speciale. Hanno l'altera tipo elettra Lamborghini. Allora, andiamo avanti. No, non lo voglio. Ma voglio toccare quel ride per avere dei punti e scoprire che magari mi interessa. Nah, però non ho questo Pokémon. Potrei prenderlo così, con la cattura sicura e una Pokéball. Mi conviene. Non ho cricket, non mi sono disturbata a prenderlo. Scompaiono per quel periodo. Ha senso, Yusama, ha senso. Fis, fis, no. Cos'era quel cupolozzo? Oh, era teratipo terra. Teratipo terra. Piri 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 piri. Piri 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 piri. Fatti sotto, Cricket Dog bastardo. Ho sbagliato il tipo, è il veleno. Non è folletto, io non so niente. Ho capito che non so nulla. So di non sapere. Tocca se voglio finire il Pokédex. Cosa fai? Cosa fai? Mi stai togliendo uno. Voilà. Fine. Tu non sai niente, Roberta Snow. Quell'occhio dietro è molto inquietante. Wow. Mort. No. Mi spiace. Ah, vedi, l'avete notato di tutti gli occhi dietro riflessi. Anch'io, Bronco, anch'io. Ci metto tanto a capire. Yeah, un sacchissimo di punti esperienza e regali. Tu,
No, 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 no. Fine. No, non voglio sentirlo. Cri. E che sto spammando B, quindi non... Su Endgame ancora devo guardare i tipi sul cellulare prima di iniziare il ride. No. Questo è l'indietro. Cos'è che c'è? What? Dove? C'è il tartarugone. Dove si trova? Mostramelo. Non lo vedo. Non vedo nessuno dei Pokémon sulla mappa. No, Meryl, smettila. Ok. Così non ci perdiamo. 9 su 10 è in acqua. Ah, io non so ancora nuotare. Che delusione, Paumin Paumo. Molto carino, ma non cambia niente. Mi aspettavo un po' di più. Un po' di più, poco poco di più me lo aspettavo. Mi butto su quel teratipo, è mio, lo voglio. Qua. Oh. Cos'è? Coleottero? Wingull ce l'ho già, però. Te non ti ho. Vieni qua. Poi mi dovrei restare con uno stadio solo, secondo me. Sì. Ma Pov, sei in Mareni. Vai, vedi in puntura. Aia! No, lapis, no, non so nuotare. Yes. Senti, come c'è? Va bene, poi te ne sono andati la cucina. Questa gen è stranissima, sono d'accordo. Comunque, raga, mi rendo sempre più di conto che ho zero voglia di affrontare gli allenatori, perché è lunghissima sta scena. Mi ferma, aspetta. Non c'ho proprio voglia. Non c'ho proprio voglia di aspettare tutti questi secondi per iniziare la lotta. È più forte di me. Anch'io, Gabri. Di fare talmente tante cose che non hai voglia di stargli a sentire. No. Il leggende li avevano tolti ed era il godo. Oh, che cazzo vuoi, Stuntler? What the fuck do you want, Stuntler? Io faccio fossa nel dubbio. Ricorda. Prr. No, sbagliato, beh. Mi dessero i soldi e basta. Gabri così. È vero, Lapis. Gnignigni, c'erano tutti con te. Ma... Ok. Madonna, che fatica prendere gli oggetti. C'è un gimmick qui.
Leudapoli, ma leud non vuol dire tipo sconcio in inglese? Dove mi trovo? Dove mi trovo? Fammi sentire la canzone. Va bene, persona 5, lo accetto. E piove. Arriva e piove. Infatti questa è la mia città preferita, davvero. Leud, non Leu. Leudopoli. Scopapoli, ma che dite? Si scalda tanto il faretto. Sì, si scalda un po' il faretto a fare le robine dietro, però è carino. Come vanno le lotte? Non lo so, dimmelo te. Solo due. Vediamo un po' quella città preferita di Gabri che cosa offre. È la città di cosa? Posso comprare dei vestiti? Io un po' che non cambio vestiti, tra l'altro. Vorrei cambiarmi di vestito. Più. No. 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 Grazie, Anto. Me l'ha regalata mia mamma. Che buone. Cambia foto. Foto, icona allenatore. Vediamo cosa ci offre questo paesaggio. Oh. Sì. Sempre così, sempre così deve essere. Sì, cappelli, berretti, cappucci, cappello, foto, icona, un passante. No, vorrei vederlo addosso. Mamma mia, quanto ci metto a caricare. Coppola, ti prego. Va bene, guardo una e do per scontato le altre. Coppola fantasia. Blah. Orribili. Orribili. Sì. Fa tutto schifo, ciao. Non sto pedinando un bambino. Lui che è passato lì. Allora, cappelli. Abbiamo scarpe. Vai, vediamo. Certo che ci vuole tempo, Yusa. Ma io ce l'ho tutto sto tempo, no? Vediamo le scarpe a tennis alte bianche. Belle! Le voglio. Drago, acciaio. Cazzo, queste sono belle. Io le folletto. Rosa e grigio. Brutto. Spettro. Forse bianche sono meglio di tutte. Vediamo gialle. No, belle normali. Belle queste. Terribili, terribilissime. Ma sembra che ho il piede molto più grande di quello che ho in realtà. Vabbè, le prendo blu marino. Rosa. Nah. Bianche. Bianche is the way. Sì, sono le più belle. Oh. No, potevo pagare in CL. Sì. Sì, ma vado a prendermi i calzini. Come mi cambiavo d'abito? Non mi ricordo. Allora, cappello preso, scarpe prese, i calzini, però col D-pad a sinistra, così? No. Così. No. Così. Ok. E volevo mettere quella estiva o quella primaverile? Quella autunnale? Che schifo.
È solo l'estiva si vedono i calzini. Con chi è lucido, esatto. I crediti di Leudapoli. Va bene, vediamo dei calzini da mettere su questi calzoncini corti. Calzamaglia sportiva verde fluo. Oh, ora ci siamo. Nera. La gambina fancy. Gambina fancy di Frozen. Bello. Ok, questo è il mio preferito. Vediamo A. B. C. Nero. Oh, cacchio, guarda lì che riprende il canzoncino. Terribile, ma che schifo, non è neanche verde. Ok, questo è il mio preferito. Qua in CL, mio breve, meraviglioso, meraviglioso. Anche questo è molto carino però, eh. Con la gambina splendente. Però quel viola mi ha conquistato. Non era neanche verde quello, tra l'altro. Lo hanno chiamato verde, ma per modo di dire. Altre, posso fare altri acquisti? Oltre che prendere robe da per terra? Chi ha fatto questo suono? Ah, Luxio. Qui cosa si compra invece? Tazze? Ah, il negozio per picnic. Mixed Alt, grazie di 11 mesi. No, se non le vedo non le voglio. Ma 20.000, le voglio vedere prima. Ma non si vedono, come cosa compro sulla fiducia? Ma la fiducia ha minimi storici. Here comes, grazie. Sarà per l'anno prossimo. Ciao, quiz. Ma io ho fatto le 7, dove finivo prima? Arriviamo alle 6, dai, alle 6 chiudo. Mi ero ripromessa di fare tutto alle 6. Piriripiri. Ciao Nemi, non me ne frega niente, smettila. Vabbè, arrivo. Nemi, smettila. Ti prego, lasciami stare. Ho visto i calzoncini come Nemi. Dai, va bene. Sono credo di essere davvero fortissima. Vediamo se sono alla tua altezza. Oh mio Dio! Ma che sono sbagliato! Ah! Ok, ci sono. Sono d'accordo. Sono molto d'accordo. Ora combattiamo. Guardala lì dietro la VTuber. Sprigatito con una lattina! Belli i cartelloni! Fuoi coco! No, è fuoi calor con i cereali! Guarda Quaxwell, che buono, nella pubblicità. Scarpe. Voglio mettermi lì a vedere i cartelloni dopo. Chi è quella bonna con quelle ciglia enormi? Chi sono questi tizi? Quello è Artemisio con la frusta? Voglio mettermi là a vedere tutti i cartelloni dopo. Mi ci piazzo e non mi tolgo più. Perché non li ho visti quando sono arrivata? Ma stare nel gigante. Non ti sento, come... Bau Rockraft, vieni qua. Spacco la testa. No, dai, no, troppo. Che livello sei? Dai, che livello sei? 21. E io faccio posso. Ciao.
No, ma è questa città, ritiro tutto. Nemmeno il nome Fanny può fossare l'odio per questa città. La Madonna. E io prendo un Pokémon che fa un attacco di tipo acqua. Dove va? Dove va? Resta qua, resta fermo. Dai, Madonna, dovrebbe essere una roba veloce. Ma non lo colpisci più. Non trattarmi come una scema. Fai sul serio, Nemi. Fai sul serio, non farmi vincere. Guarda te, mi deve... Guarda, non mi ha fatto salire di livello nessuno. Palmi, penso che prenderò Sasso. È un po' che non uso Sasso. Dovrei usare lui. Questa è proprio la pista Mario Kart di Natale. Chiudete gli occhi e fate Mario Kart con la neve. Senti che suono. Il fanghetto. La bambina gli tira un sasso. Lo gnomo è armato di ascia. Oh no, un sasso paralizzato. Yes, sasso. Ti sei meritato un picnic e una lavata. Cioè un sasso normalissimo. Oh no, chi è che usa? Non ho capito. Merda, non ho sentito. Ah, cazzo, giusto, l'ultimo, il fuecalor, immagino. Perché ha preso quello debole. Crocalor. Guardalo, guardalo. Guardalo. Guardalo, mannaggia, tutti quelli che so io. Guarda quel cappello. Ha un cappello. Ha un cappellino. Si chiama Crocalor. È il Maxi Drillo. Ancora non avevo visto il modello 3D. Mannaggia, tutti quelli che conosco. Odio, ma amo questa semi-evoluzione. Perché Fuecoco era così unico. E questo invece sembra un imbecille. Se potevo essere onesta. Non mi piace. Non mi piace per niente. Cioè, proprio. Ma poi inizia a esserci troppo bianco. Era bello quando c'era un poco, poco di bianco, un po' di giallino. E sono messo il bianco, il rosso, l'arancione, il giallo, la... Bah. Nazzo, cos'è? Ma fuoco, te era tipo fuoco, ma mi scusi! Cos'è successo? Brucia tutto, ma io la conosco questa mossa. Wow! Wow! Wow. Minchia, forte. Fuoco nel fuoco. Battimento. Così la terra stab. Pensa se avesse missato, che imbarazzo. Ai. No, sasso, no. E allora tocca agire. Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo recuperare questa cosa. Che facciamo? Usiamo il tuo peggior nemico, mi teracristallizzo pure io. Vogliamo ballare? Balla con Quaxwell. Olè. Una cosa gli hai insegnato. Idrotaio. Allora, mi sa che faccio una mossa stab pure io. Sai come si dice? Squadra che vince non si cambia. Brucia tutto, brucia tutto, brucia tutto, brucia tutto, brucia tutto. Sì, ma o brucia tutto o brucia un pochino. Wow! Boh. Carino il mio ballerino preferito. Qua.
La odio, mi tratta con sufficienza. La odio! Mi dà fastidio da che era tipo, ah, che buona. La odio. Mi tratta come se fossi una cazzo di bambina e non ci va giù pesante con me. Mi stai sul cazzo. Mi sta proprio sul cazzo, tipo, ah, carino. Cioè, capito, come se non potessi neanche vincere. Cioè, capito? Con condiscendenza, devo anche sapere quando fermarmi, cioè non posso batterti. Ah! Ma no, Lisimaco, no. Mamma mia. Sembra una dipendente, cioè proprio dipende dalla droga e mi tratta con condiscendenza come se fossi debole. Quindi mi riempie di complimenti, ma sei carina, che brava, oh mio Dio, il mio Pokémon debole li ho sconfitti subito. Però non è la sua squadra forte, capito? Quindi che personaggio mi stai facendo vedere? Cosa mi stai insegnando? Niente mi stai insegnando. Come cazzo stai? Tu chi sei? Bei baffi. Sì, sono io. Sì. 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 Vai. Partecipare a un programma di chi sarà? Oh no. È anche una vlogger, partecipa al suo show come ospite, aiuta la mia intervistazione e riceve tante mi piace. Quando uscirete sarà tutto più chiaro. Buona fortuna, va bene? Come? Andiamo a fare aumentare i like di Kissara. Grazie, Gephards. Ti preoccupare. Sono molto curiosa. Hai tutta la mia attenzione. Sfida Pokémon. Elettrine ed elettrine, eccoci, è arrivata l'ora di Maki6TV. Eccola, è lei, è lei. Oh! Oh! Hola, salve, salve. Buenos day, arrendete... Ma come buenos day? Ma è un po' offensivo. Arrendetemi la mia elettrotela, vi chiederete, ma chi la conosce? Chi sarà? Bingo, sono chi sarà, la capo palestra. Buenos day a te. Hola, soy Dora. Ma dai, parli già chissarese, chi se l'aspettava? Quanto trema, quanto, che? Che succede? Magari sei un po' spiazzata la situazione, è proprio una VTuber così. Davvero una VTuber? Tranquilla, tanto siamo già live, cheese! Carinissima sfidante, grazissime per essere venuta qui dalla palestra della Napoli per incontrarmi. Sì. Sono super mega felicissima, ma sai com'è, sono la civiltà, quindi sono un sacco impegnata. Collaboro solo con chi può aiutarmi a diventare pop, come... Collaboro solo con chi ha il mio voltaggio entusiasmo. Ha il voltaggio entusiasmo alto. Muohoho. Ma sei una approfittatrice. Se fai una notte top con me dovrei aiutarmi a viralizzare questo video. Ti vedo bella carica. Oggi sono pieno della manica. Ora te lo spiego. Signor passante, si faccia avanti. Ma scusi, ma il mio preside, ma che... Ma Clavel? E il nonnetto si conoscano già. Mi dava un certo vibe. Sì, c'è una fan così sui saluti. Buenos day. Ah, ma chi sei? Nel senso di ma chi sei? Torniamo a noi. Quello che vuoi fare è giocare a nascondino con il signore qui presente. Va bene. Ti metto questo esame. Caccia ad alto voltaggio. Trova il nonnetto di passaggio. Poraccio. Non è che poi qualcuno trova offensivo, non vorrei reazioni negative. Ma chi se ne... chi sarà, chi se ne... Ottimo... Ottimo adattamento. Si dà la macchia, passante, io non la conosco. Arrivederci. Mamma mia, quanto veloce. Una streamer e una streamer di un'altra streamer. Già. Capisco chi sarà. Buona sub. Case Cloud, buon pomeriggio, buon compleanno in ritardo. Va bene, auguri, grazie mille, grazie, grazie, grazie. Anche a te auguri, auguri, auguri. Vai, vai, parto. È lì seduto, è seduto lì, è un trova Waldo. Cerca il signor passante. Dai. Questo qui. Perbacco, sono stato scoperto. Ma cos'è questa sfida? Ma cosa sta succedendo?
click in chat. Per Bacco non è per niente sorpreso. Io inizio ad andare un po' più veloce con i messaggi. Va bene, dai. Ma che fanatico, è il mio turno. Iscritto di Ma chi sei TV a rapporto. Oh no, la parola che non si può dire. Bellissima giacca. Ma le corna? Miau. È lore perché kiss bacetto. Sono d'accordo, sono d'accordo. Cosa vedete come gioco, Robin? Monnezza. Yusam, che dici? Trova Waldo ma in una strada vuota. Azz. Mi verrebbe da dire che questo Pokémon ha un potere troppo forte. Mi dispiace tantissimo. Niente, però mi spiace. Resto sempre un fan di Ma chi sei TV. Mi sembra giusto, proprio lo stereotipo del fan sottone. Bello, gradevole. Madonna, Lapis, che ricordi? Io ero in green screen. Vorrei rifarlo. Il passante si è nascosto qui in giro, quindi aguzza lo sguardo e cercalo. Proprio lì, nel centro Pokémon. Che mi cura i Pokémon. Quanto guardi, io credo di essere diventata la perfezione. Proprio no. Però, signor Presidente, grazie di stare al gioco. Spero che almeno lei si stia divertendo. Tu. Dai, è Pokéfanatico. Non ho il green screen, era di Azza. Me l'aveva prestato per il mio trasloco. Ciao, buon buonello! Che dobbiamo fare? Levita Tinamo, ma nuota! Da quando levita Tinamo? Sì, capisco che è in aria, ma perché non è in acqua? Che strano. Guarda che levita. Ma pensavo fosse perché sta nuotando in città. Il Grischi nel Vesuvu. Da sempre. Che palle, sempre paralizzato il mio Sasso. Non ha debolezze. Azz. Madonna, che botta. L'hanno fatta troppo ossessionata dalle visual. Sì, l'hanno fatta simpatica. Vabbè, non rende giustizia, ma io sono più offesa dalla rappresentazione dei fan piuttosto che sua. Perché i fan sembrano, boh, delle persone sceme. Fluffy. No, lascia Sasso. Perché magnetico, elettrico, polarizzato, tipo. Ha senso, ha senso. Ma tu guarda che pretese. Sarebbe divertente far spuntare tutti i Pokémon di tipo acqua da una piccola piscinetta. A 24 ore diventa morbidissimo. Ah! Mi mangio Tinamo, gnam gnam. Bellino Tinamo comunque come Pokémon, mi piace moltissimo. Sì, ma Sasso è paralizzato, ma così, ma per dire. Però questa è una sfida dopo l'altra, non ti lascio le pause. Se fosse un attimo difficile sarebbe una bella sfida. Almeno come fan di Chissà, vinco io. E vai! È vero, anch'io come fan di Markiplier mi comporterei così. Devo trovare qui il preside. Ma guarda che sulla barca. Ma guarda che. Ma porca miseria. Ma
Ma guardalo lì, che scemo. Guarda che scemo. Guarda che scemo. Seduto. Va bene, signor preside. Mi aspetto che lei torni a scuola a fare il suo lavoro, invece. Sì. Hai un sacco di iscritti dopo questa sfida. Non rifiuterei mai una collab con te. Mi piace quest'ultima frase, mi fa ridere. Il preside stava cringendo e stava cercando di scappare da una barca. Il preside è stupidino, sì, che si nasconde, fa lo scemo. Che si vede ancora di più col contrasto dei colori, con la tuta arancione. Bella. Ciao, Cicchi, pensi che ho detto la professione di chissà, ma adesso io ho visto l'altro esame da palestra. Sono ammessa alla lotta! Che faremo però? Nope. La streamer elettrica, sono le 6, quindi vi lascio in questo cliffhanger, stavo per dire. E l'affronteremo mercoledì, in un'altra live, Chill and Knuckles and Luca Comics and Games. Giusto in tempo. Un flick changer, capito? Un cliff changers. Mercoledì, let's go! Sì, Raging Goblin. Chissà se riuscirò a batterla. Dobbiamo avere la suspense. Tocca sorbirsela ancora. Tocca sorbirsi un'altra mia live, ragazzi. Si sa che no pain no gain, comunque. Proprio la lezione da imparare è la seguente. Amici, grazie mille di aver seguito la live di oggi, mega chill. Abbiamo montato la leve dietro. Ma guarda che è veramente stupenda. Se fosse un pochino più grande, perché ha un... è più uno spotlight, quindi ricopre una piccola zona. Però è meraviglioso. Cioè... è bello anche averlo qua, perché sono io il Natale. Guarda te, guardami. Il Natale è arrivato ed è qui nel mio cuore, così non mi acceco. Chissà se riuscirà a battere chissà. Allora mercoledì scopriamolo. No, lo so, Price, stavo scherzando. Esatto, Enderkill, esatto, Samufer. Rai da chissà. Che bello. Ragazzi, non posso che mettere una... e una sola canzone, che è ovviamente la seguente. Aspetta, c'è una cronologia su Spotify, tipo le canzoni che hai sentito, ascoltate di recente, o le ricerche recenti. Ma ok, vediamo se la trovo così. Yes, questa è l'unica canzone che dobbiamo ascoltare. Voglio vederti scrivere a mano il titolo. Io sembra che già capito. Facciamo il raidino a Michele? Raidino a Sabacchino. Sabacchino. Raidino a Sabacco. So parlare. Buona serata, ragazzi. Grazie mille dell'attenzione. Fate i bravi, mangiate le verdure, la frase del raid è un educato saluto. Grazie mille, grazie, stavo per fare raid Cichibe, nello sbaglio. Amo sta canzone. Ci vediamo mercoledì, ragazzi, mi raccomando, e speriamo di recuperare un po' di voce. Pinkels, scaricati sta canzone, ti prego. Ciao ragazzi, a presto.